Abbiamo svolto un'attività dirogatoria nel dicembre del Sì. 2018. Oggi proseguiremo il discorso sulla stessa linea, sulla stessa traccia delle domande di allora. Alors, je précise, la rogatoire était au mois de décembre 2018. Nous allons suivre, disons, le même parcours. Prego. La prima domanda, lei può indicare alla Corte quali rapporti ha avuto la signora Cugnu con il signor Federico Umberto D'Amato in relazione alla società Oggi Cane? Alors, le procureur voudrait savoir quelle relation vous avez avec monsieur Federico Umberto D'Amato. Umberto Federico D'Amato e E in relazione alla società Oggi Cane. par rapport alla société Oggicane. Alors, je vous explique que à l'époque des faits, c'est-à-dire de ce qui concerne le moment où je suis devenue administratrice d'Ogicane, Vous êtes revenu, j'étais pardon? l'administratrice Ah. de la société Ogicane. Allora, torniamo al momento in cui lei, la signora, è tornata amministratrice della società Logicam, sì? J'étais la collaboratrice de l'avvocat Michel Degorski. Era la collaboratrice dell'avvocato Michel Deloschi, Deloschi? Degorski, qui a eu des problèmes avec la justice et qui a été arrêté et mis en détention. Che ha avuto dei problemi di giustizia ed è stato arrestato e messo in detenzione. Donc, je me suis retrouvée dans la situation où il a fallu s'occuper de l'ensemble des clients de l'avocat de Gorski. Allora, mi sono trovata nella condizione di dovermi occupare di gestire tutto lo studio, diciamo, dell'avvocato e gestire i clienti dell'avvocato. Et parmi ceux-ci, il y avait la société Ogican. E tra di loro c'era la società Logicana. Alors, je ne me souviens pas qui m'a demandé de reprendre l'activité d'administrateur. La signora non si ricorda chi le ha chiesto di gestire, di prendere, di assumere la qualità di amministratore della società, dello Si studio. c'est Michel Degorski ou si c'est Monsieur D'Amato. Non sa so se Michel Dvorsky o D'Amato. Mais pour moi, il n'y avait pas grand problème à prendre cette activité dans la mesure où la société Ogican était uniquement propriétaire d'un appartement à Paris. Per me non ci sono state difficoltà perché la società Logicam aveva da gestire un unico bene e era un appartamento a Parigi. Voilà, à part ça, je ne connaissais pas et je n'ai pas vraiment bien connu Monsieur D'Amato. Allora, non conosco molto bene D'Amato. Je l'ai peut-être vu une fois ou deux. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, je ne vous ai pas entendu. Alors, j'ai dit que je ne connaissais pas bien Monsieur D'Amato, je l'ai peut-être vu une fois ou deux. Non conosco bene il signor D'Amato, l'avrò incontrato una volta o due. Je m'occupais en fait d'assurer les paiements nécessaires pour l'appartement, les assurances et des choses comme ça. Lei si occupava di pagare le spese per l'appartamento e qua d'autre, pardon? Les assurances E et tout ce qu'il y avait en l'assicurazione. lien avec l'appartement. Après, la seule chose L'assicurazione collegata all'appartamento. Che je savais, c'est qu'il écrivait des articles en lien avec la gastronomie italienne.
cosa che sapevo è che scriveva degli articoli sulla gastronomia italiana. Sì, prima, cito, oui. Prima di proseguire, ho omesso di avvertire la testimone che la sua testimonianza potrebbe essere ripresa da una telecamera interna nostra per una produzione cinematografica, per cui ha diritto a non essere ripresa, quindi se non intende essere ripresa, noi eviteremo che le riprese siano fatte. Alors, le procureur vous informe que vous êtes, disons, enregistré sur une caméra appartenant à ce bureau. Vous avez le choix, si vous voulez, de ne pas être reprise par ces vidéos. Vous pouvez accepter ou refuser d'être reprise. Alors, je préfère ne pas être reprise. Preferisco non essere riprise. Bene, ne prendiamo atto e diamo gli avvisi a chi di dovere. Prego. La signora Cagnù era informata sul tipo di lavoro che svolgeva il signor Federico Umberto D'Amato? Ce lo ha riferito il suo collega di studio De Gosche. Alors, est-ce que vous étiez au courant des activités effectuées par monsieur D'Amato? Ces informations nous parviennent par un De Gosche. Vous étiez informé des activités de monsieur D'Amato? De quelles activités de D'Amato parlez-vous? Di quale attività state parlando? Il signor De Gosche ha riferito che il signor D'Amato era il capo dei servizi segreti italiani. Questo era, no. Questa era l'informazione di cui era a conoscenza. Allora, il ha detto che monsieur D'Amato était le chef des services secrets italiens. Non, je dois vous dire que De Gorski était détenu et que c'était le cadet de ses soucis de me parler de ses clients. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Non, il ne m'a jamais parlé de l'activité de M. D'Amato. Il était en prison, Michel De Gorski, et il n'a pas jugé bon de me parler de ses clients. Alors, il signor De Gorski era in carcere e non le ha parlato di queste cose qua. Sì, a memoria della signora Cagnù, noi ricordiamo che il 4 dicembre del 2018 la Teste riferì, l'unico ricordo che ho di lui, sta parlando di D'Amato, è che era un uomo anziano e che aveva probabilmente lavorato per i servizi segreti e aveva scritto una specie di guida Michelin per il ristorante. Questo l'ha detto. Questo l'ha detto. Il riferimento ai servizi segreti lo ricorda? Allora, écoutez, ora, il riferimento ai servizi segreti fatto nell'interrogatorio. Sì. Allora, il 4 dicembre 2018, durante l'interrogatorio, vous avez déclaré che monsieur D'Amato faisait partie des services secrets. Probabilmente. Probablement. Oui, mais par qui je l'ai appris, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Je suis peut-être allée sur Internet pour le voir, mais oui, peut-être. Peut-être que je le savais à l'époque. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Dice je vais pas inventer mon souvenir. Dice sì, forse lo sapevo, però l'ho sentito dire. Andando anche su internet si possono trovare delle... All'epoca non c'era internet, o comunque dice, questa informazione lei da chi l'ha ricevuta, quella che ha riferito a noi? Allora, ce que vous avez déclaré au sujet de monsieur D'Amato faisant partie des services secrets, chi vous l'a dit? Je ne me souviens pas. Non si ricorda. Non si ricorda. Ok. Senta, la società Oggican aveva un capitale suddiviso in 50 azioni. Le capital de la société Logical était divisé par 50. 49 di queste erano del D'Amato e poi passarono ai suoi eredi. Mi scusi, sono quante? 49 azioni su 50. Allora, 49
39 actions sur 50 appartenaient à Monsieur D'Amato. L'ultima azione, la cinquantesima, era di proprietà del De Korski. La dernière, alors 49 appartenait à D'Amato, la dernière appartenait à De Korski. Può riferire la teste cosa sa di queste azioni e se lei è venuta in possesso dell'azione di De Korski? Est-ce que vous pouvez informer la Cour si vous étiez au courant de ces actions et ce qui est devenu la part de M. Gorski? Il est évident que la société avait des actions, puisque c'était une société anonyme. Maintenant, la répartition, je ne m'en souviens pas. Cela étant, ce genre de société avait toujours une action attribuée à l'administrateur suisse de la société. Alors, lei non sa esattamente come sono ripartite queste, diciamo, queste quote, sa soltanto che una quota nel, diciamo, nel sistema svizzero si riferisce sempre all'amministratore. Quindi a lei. Donc à vous. J'imagine, je ne me souviens pas, mais très probablement, oui. Molto probabilmente sì, non mi ricordo molto bene. Chiediamo alla dottoressa Tizzoni se è possibile esibire alla testimone gli allegati numeri 1, 2 e 3, la documentazione che allegammo allora al verbale di audizione della signora Coniu. Sì, la collega sta provvedendo, sì, grazie. Possiamo portarle anche la collega, prego. Anche gli altri, vediamo tutti. Bene, se la teste può esaminare questi documenti. Est-ce que vous pouvez examiner ces documents? Oui. Et votre question? Un'altra domanda? Sì, se partiamo dall'allegato numero 1, annexe. Alors, on parle de l'annexe numero 1. Così mi segue anche la Corte che ha... si tratta di un estratto di un'agenda di Federico Umberto D'Amato. Allora, il s'agit d'un extrait de l'agenda de Federico D'Amato. Nella seconda parte in basso del documento c'è l'annotazione del nome della teste. Dans la partie en bas de la page. Sotto il nome della teste c'è l'indicazione di una banca svizzera, l'UBS. Su votre nome, Alix, il y a Union des Banques Suisses de Genève. E un numero di conto corrente. E un numero di conto corrente. 256.270.270.00E. Era un suo conto corrente questo? C'était votre numéro de compte courant? Ça fait des années que je n'ai plus de compte à l'UBS. Sono anni che non ho più conto all'UBS. Est-ce que vous vous êtes renseigné si c'est mon compte? C'est possible, hein? J'en sais avete rien. Avete verificato se è il mio conto pas. Corrente? Forse è possibile. Adesso passiamo alla seconda domanda e poi capirà quello che stiamo chiedendo con la prima. Allora, on passe alla deuxième demande, comme ça vous comprendrez. Chiediamo alla teste di esaminare l'allegato 2. Allora, on passe all'annexe numero 2 e all'annexe numero 3. Allora. Si je lis correctement le document 2, il apparaîtrait que je suis titulaire du compte 256 et suivant. Alors, oui. Se esamino la pagina, noto che effettivamente sono titolare del conto. Esatto, se può spiegare quel documento e se può confermare quello che noi
pensiamo di vedere questo documento. Est-ce que vous pouvez confirmer ce qui est écrit sur ce document? Si tratta di un versamento di 2130 franchi svizzeri. Il s'agit d'un versement de 2130 francs suisses effettuato a favore della Oggicane, della società Oggicane, effettué a favore della società Oggicane, domiciliata presso la signora Francotte Connu, domicilié auprès de madame Francotte Connu. Si tratta di soldi che entrano nel patrimonio della Oggicane. Il s'agit de somme d'argent qui rentre dans le patrimoine de la Oggicane. Nella parte destra centrale del documento c'è scritto sortie, che vuol dire uscita, no? Si conferma. Dans la partie droite du document, il y a écrit sortie. Si desume che nella stessa data, stiamo parlando dell'8 maggio 98. Alors, nous déduisons que à la date du 8 maggio 98, 8 mai 98, la stessa cifra di 2130 franchi svizzeri, la même somme de 2130 francs suisses, sia uscita dal conto sul quale era stata accreditata, è sortie du compte où elle était accréditée, e sia stata girata sul conto numero 256270.29. E ha été viré sur le compte numero 256270.29. Di madame Alix Francotte Connus. De madame Alix Francotte Connus. È esatta questa interpretazione di soldi che entrano alla Oggicane e vengono poi girati immediatamente al conto della signora Francotte Connus? Alors, est-ce que c'est exact que la somme qui rentre dans la société Oggicane est virée par la suite sur votre compte? Alors moi je vois seulement que Oggicane a versé sur mon compte 2130 francs. C'est la seule chose que io vedo soltanto che Oggicane ha versato sul mio conto la somma di 2130. Ok. Siccome questi soldi provenivano da una banca francese, che la banca Worms, hanno fatto, banca Worms di Parigi, hanno fatto un percorso Parigi. Alors, Ginevra, alors, Oggicane, disons que Connu. Alors la somme qui a été virée au début à l'Oggicane et disons a été virée de Paris d'une banque parisienne. Elle est arrivée à l'Oggicane et par la suite elle est passée sur votre compte. Ça je ne le vois pas. Ad esempio, dice qui non si vede. Se prende l'allegato numero 3. Allora, prende l'annexo numero 3. Può verificare. Vous pouvez vérifier. Che c'è un punto. Je vérifie que c'est un ordre pour l'envoi de la correspondance. Hein? Ma questo è un ordine per l'invio della corrispondenza. Allegato, anzi 4. Per il recapito. 4, allegato 4. No, allora c'è l'annexo numero 4. Chiedo scusa. Je demande pardon. Alors, Oggicane chez... Oui, tout à fait. Bah, alors apparemment, mais ce n'est pas les mêmes dates. Hein. Non sono le stesse date, però. En 96, no, no. 20 000 francs ont été versés. 20 000 francs qui sono stati versati. Sur le compte Oggicane à l'UBS en 1996. Nel 96 la banca Worms ha versato 20.000 sul conto della società Oggicane. Quindi c'è un flusso di denari che partono dalla banca Worms di Parigi e arrivano a Ginevra, alla Oggicane, poi una parte di questi vanno a... Due anni dopo. È un flusso che dura alcuni anni. Donc il y a des mouvements d'argent de la part de la banque, disons parisienne,
per la società OGCAN e per la suite in seguito? E vanno alla OGCAN presso la UBS. E sono virati sul conto della OGCAN all'UBS. Quindi la signora Conus sapeva di questo flusso di soldi che arrivavano alla OGCAN e quindi anche a lei da questa banca di Parigi? Est-ce que vous étiez au courant du flux d'argent qui arrivait de Paris sur le compte de la société OGCAN? E ne ha parlato con Federico D'Amato? Est-ce que vous en avez parlé avec monsieur Federico D'Amato? Aucun souvenir. Non mi ricordo. Non si ricorda. Va bene. Torniamo all'allegato precedente. On retourne à l'annexe numéro 3. Sì, l'annesse numero 2. No, l'annesse numero 2. Ci sono altri allegati analoghi? Yeah. Alors, il y a d'autres pièces jointes. Ad esempio il 5. Par exemple le 5. Il 6. Le 6. Il 7. Le 7. E l'8. E l'8. Il 7 e l'8. In questi allegati, dans ces pièces jointes, è sempre indicato il numero di conto. Dans ces pièces jointes, il est toujours indiqué le numéro de compte che troviamo nell'allegato 1, cioè nell'agenda di D'Amato. Que nous avons eu dans l'agenda, dans la page de l'agenda de D'Amato. Le cui prime sei cifre sono 256 270. La differenza è questa. Pardon, pardon, excusez-moi. Oui. Vous référez à quoi? Aspetti, scusa. 206, c'est quoi? 256-270. Ah, le compte. D'accord. Le compte, oui. Merci. C'est toujours le même. Oui, j'avais compris un autre numéro, c'est pour ça. Non, 256, 256. Merci. La différence est que nell'agenda di D'Amato, i due numeri finali sono 00. Alors, la seule différence, c'est que dans la, disons, la page de l'agenda de D'Amato, il y a les deux derniers numéros changent. Ici, par exemple, dans l'annexe 5-6, c'est le 29. 29, exactement. Tandis que sur la page de l'agenda, c'est 00. La signora Agnolini, purtroppo non è ancora venuta, ci ha spiegato nella precedente occasione che si tratta di conti riferibili alla stessa persona, ma che hanno funzioni diverse. Alors, Madame Agnolini, qui n'est pas présente, a déclaré qu'il s'agit de, oui, deux comptes, deux numéros distincts, mais qu'il s'agit de la même personne, c'est ça? C'est esatto, 00 e 29. 00 e 29. Allora, nella contabilità della OGCAN, che riguarda la signora Conus, viene citato, viene indicato solo quel numero di conto con le due cifre finali 29. Mi ripeta, dottore. Nella contabilità che stiamo esaminando. Nella contabilità che è in train d'examiner. Esatto, il numero di conto 256270. Il numero di conto 256270 viene indicato soltanto con la sequenza finale 29, 29. Et indiqué seulement avec les deux derniers numéros, 29. Allora, D'Amato aveva annotato nella sua agenda quindi un terzo conto, oltre a questo con la finale 00 e a quello riferibile alla OGCAN, su cui arrivano i soldi da Parigi. Donc, dans l'agenda D'Amato, il y avait indiqué un autre conto courant. Allora, la domanda, questa era la premessa. Su questo conto 256270000 della signora Coniu, D'Amato ha fatto altre operazioni e quali? Allora, sur le compte courant numero 256270.00, est-ce que D'Amato a
effectué d'autres virements? Je n'ai plus aucun souvenir de ces faits. Non, si la seule chose que je peux vous dire, c'est que la terminaison 2-9, c'est un sous-compte de la relation de base à l'UBS. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, je n'ai pas compris, c'est un sous-compte? Ben, si vous voulez, l'UBS, le compte, la relation, c'est 256-270-00E et 256-270-29, c'est un sous-compte, c'est une, comment on dit? Un sottoconto. Oui. Un sottoconto. Alors, il compte 256-270.00. La differenza alla fine di 29 significa soltanto che è un sottoconto della banca UBS. Ha fatto altre operazioni su questo sottoconto? Est-ce que vous avez effectué d'autres opérations sur ce compte? Je n'ai aucun souvenir. Non mi ricordo. Ricorda se la sua collaborazione con Federico D'Amato si è limitata alla società Oggicane e all'appartamento di Parigi o ci sono state altre questioni che lei ha trattato in favore del D'Amato? Est-ce que vous vous souvenez seulement de la collaboration entre vous et D'Amato en ce qui concerne, disons, le studio et l'appartement ou il y a eu d'autres collaborations? D'un autre genre? Non. Non, non, je me suis occupée uniquement de l'appartement. Non, si occupata soltanto dell'appartement. Ok. Senta. Et les montants virés sur mon compte sont à l'évidence les frais d'administrateur. Et les sommes qui sont state versate sul mio conto sono le spese di amministrazione. Senta, quando è morto Federico Umberto D'Amato, la signora Cugnu con chi ha avuto relazioni riguardo alla società Oggicane? Allora, après le décès de Monsieur D'Amato, avec qui avez-vous traité par la suite la succession de D'Amato? J'ai vu arriver au bureau Madame Gallo. Madame? Gallo. Gallo. Je ne me souviens pas de son prénom. Sur la maîtresse de Monsieur D'Amato. Era l'amante Gallo, è arrivata la signora Gallo, che è l'amante del signor D'Amato. Enfin, pour moi, c'était la maîtresse. La signora Cunu ricorda che la signora Gallo era l'amante di D'Amato e non ricorda che D'Amato lavorava ai servizi segreti e secondo De Goschi ne era il capo. Alors, vous vous souvenez que Madame Gallo était l'amante de, elle était la maîtresse de D'Amato, mais vous ne vous rappelez pas que D'Amato faisait partie des services secrets comme indiqué par Goschi. Écoutez, quand j'ai vu arriver Madame Gallo, compte tenu de son âge, et du fait qu'elle se disait héritière de Monsieur D'Amato, j'avoue que j'ai interprété la relation comme étant une relation d'amant à maîtresse. Vous avez vu arriver Madame Gallo, comment vêtue? Quand Madame Gallo est arrivée dans mon bureau. Quand la signora Gallo est arrivée dans un ufficio. Qu'elle s'est déclarée l'héritière de Monsieur D'Amato. Et qu'elle a dichiarato che era l'erede del signor D'Amato. En voyant, en constatant la différence d'âge, che vedendo anche la differenza di età tra lei e D'Amato, j'ai interprété leur relation che c'era una comme relazione, celle que je vous ai décrite. Che c'era la relazione di cui ho parlato. Bene. Mais j'avoue que ni elle, ni Monsieur D'Amato ne se sont présentés comme étant amant et maîtresse. Però confesso che che la coppia, diciamo, non si è mai presentata come essendo amante. E lei che ha detto la parola amante, non si sa. C'est vous qui avez dit que c'est la maîtresse, nous n'avons rien dit.
Et vous me demandez comment je le sais, je no, vous dis que j'ai interprété la relation. Come faccio a saperlo? Io dico, ho dedotto che. Ok. Beh, questa è la risposta, ne prendiamo atto. A noi interessava quell'altra parte. Non con atto, dove raccontato una particolare non essenziale. C'était un détail insignifiant. Altra domanda. Lei ricorda a quanto ammontavano le spese annuali di gestione dell'appartamento di Parigi? Est-ce que vous vous souvenez du montant total des frais d'administration de l'appartement de Paris? Aucun souvenir. Nessun ricordo. Nessun. Presidente, per ora non abbiamo altre domande. D'accordo. Le parti civili. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Allora, c'è Maître Speranzoni, défenseur della parte civile. Ha avuto modo, signora Conu, dopo la scarcerazione dell'avvocato Degorski, di parlare con lui, con l'avvocato Degorski, della figura di Federico Umberto Lanato? Allora, il domanda, l'avvocato demande, est-ce que vous avez eu l'occasion, après la sortie de prison de Gorski, d'avoir eu une discussion, une conversation avec lui? Je n'ai jamais revu Monsieur Degorski après sa sortie de prison. Je n'ai jamais eu de remerciement de la part de Monsieur Degorski. Je n'ai jamais revu Monsieur Degorski. Oui. A sua sortie de prisão. Non ha mai incontrato il signor Degorski all'uscita, quando è uscito dal carcere, sì? E? Non, après c'est. Vous avez jamais eu de remerciement de sa part pour ce que j'ai fait pour lui. Ah, vous n'avez pas reçu de remerciement, c'est ça? De la part de monsieur Degorski. Et non ho ricevuto neanche un ringraziamento da parte del signor Gorski. Di tutto quello che ho fatto per lui. Come ha regolato i rapporti economici fra lei medesima e il signor Degorski nella gestione del portafoglio clienti dell'avvocato Degorski? Allora, come vous avez géré le portefeuille client de avec Gorski du portefeuille client de D'Amato? No? In generale. En général. En général. J'ai essentiellement géré la fin des relations entre les clients et Degorski. J'ai fait les notes d'honoraires pour Degorski et j'ai fermé l'étude. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Excusez-moi. Hein. Vous n'avez jamais géré. J'ai essentiellement. Il faut réaliser la situation. Degorski est arrêté. La majorité des clients ont retiré leurs dossiers. J'ai dû solder les dossiers et les transférer aux autres clients, aux autres avocats. Alors ça a été essentiellement mon activité pendant une année. Alors, durante quasi un anno, lei si è occupata di gestire il portafoglio clienti, appunto. Smistarli verso altri, perché hanno rinunciato, smistarli verso altri difensori e solo quello. Però nel caso della figura di D'Amato ha gestito lei personalmente questo rapporto, quindi dobbiamo capire che ha mantenuto solo questa gestione personale del rapporto D'Amato o ne ha gestiti degli altri, di clienti, Degorski? Est-ce que vous avez géré uniquement le portefeuille client de D'Amato ou même celui de Gorski? Non, je comprends pas la question. No. Sì, infatti non è chiaro. Potrebbe formulare la richiesta diversamente? Io ho compreso che lei, dalla risposta precedente, ha detto ho smistato i clienti di Degorski ad altri avvocati. Allora, l'avvocato ha compris che vous vous êtes occupé, disons, de gérer les clients de Degorski. Verso altri avvocati. Vers d'autres avvocats. È corretto? Est-ce que c'est correct?
Une partie, c'était ça, oui. L'autre partie, c'était des procédures judiciaires en cours qu'il fallait terminer. D'altra parte, c'erano delle procedure, dei procedimenti giudiziari in corso da concludere. Et comme j'étais la collaboratrice, c'était mon activité d'origine chez lui. Essendo collaboratrice, è stato proprio il suo lavoro, il lavoro proprio da lui. Puis voilà, je veux dire, tutto qui. Ecco, ma ha gestito, sempre dalle, trago come significato dalle risposte precedenti, ha gestito la Oggicane negli interessi di D'Amato ed era un cliente di De Gorski. La mia domanda è, oltre alla società Oggicane e a questo rapporto di clientela di De Gorski, ha gestito altri clienti quando De Gorski è andato in carcere? Alors, il a compris que vous avez géré, disons, le portefeuille client, mais il demande plus précisément si vous avez géré d'autres clients après que, dopo che Gorski, si, outre D'Amato, même ceux de Gorski. Je comprends pas la question. Non, alors je parle, la question c'est si vous avez, si vous êtes occupé, pas seulement de du dossier D'Amato, mais aussi des autres clients de après que De Gorski était emprisonné. Ben, j'ai répondu. Peut-être que vous pouvez répéter. Alors, quand De Gorski s'est fait arrêter, beaucoup de clients ont souhaité aller chez d'autres avocats. Quando Gorski è stato arrestato, molti clienti hanno voluto trasferirsi da altri clienti, da altri avvocati. Certains ont souhaité que je termine les procédures judiciaires en cours dont je m'occupais déjà. Alcuni hanno preferito lasciare a lei gestire alcuni procedimenti in corso. Sì. Puis voilà. Et puis il y avait le dossier D'Amato qui visiblement n'intéressait pas grand monde et il est resté chez moi. Et poi c'era il fascicolo D'Amato che non interessava a nessuno ed è rimasto da me. Ecco, allora ecco, di fronte a questa risposta la domanda è: De Gorski, clienti di De Gorski arrivano a lei. Nella gestione dei rapporti economici fra la dottoressa Conu e De Gorski, come ha regolamentato i rapporti con De Gorski? Allora, il demande, cioè, relativement à la question économique, après que les clients, beaucoup de clients, come vous avez géré la question économique entre vous et M. Gorski? Erano clienti di De Gorski. C'était des clients de M. Gorski. En quoi ça concerne la problématique de Monsieur D'Amato? Quel rapport a con la question D'Amato? Guardi, la domanda che viene posta agli avvocati è solo la Corte che può stabilire se è rilevante o non rilevante. Quindi, se la domanda è posta e la Corte non la interdice, lei dovrebbe rispondere. Alors, seule la Cour a le droit de. De bloquer une demande. Donc, si la Cour n'est pas intervenue, vous devez répondre à la demande. Je demande à la Cour de bien vouloir analyser le correcteur. Je demande à la Cour de bien vouloir me analyser le caractère relevant ou non de la question concernant mes relations professionnelles avec M. De Gorski. Chiedo alla Corte. Si la Cour estime que c'est pertinent, je répondrai. Mais j'aimerais que la Cour se penche sur la question. Dice, lei vorrebbe sapere da parte della Corte se è pertinente il rapporto con il signor Gorski. La Corte ritiene... Se è pertinente la domanda e in caso positivo comunque risponde, ma vorrebbe un giudizio della Corte. Vorrebbe sapere perché la Corte ritiene rilevante la domanda? Sì. Esatto. Io posso dirle questo, signora, la Corte nel nostro rito non conosce gli atti delle indagini e quindi a meno di una manifesta irrilevanza o inadeguatezza della domanda,
tende a presumere che abbia una rilevanza, anche perché la parte civile sta proponendo un tema di prova ampio, per cui riteniamo che anche questa domanda possa essere importante. Allora, la Cour n'est pas au courant du dossier complet et estime que si la partie civile fait, disons, des demandes, elle peut ne pas juger intervenir, elle peut ne pas intervenir. Alors, je ne me souviens pas précisément de mes relations financières avec M. De Gorski. Vous imaginez bien que c'était une galère financière totale. Est-ce que vous pouvez répéter? Vous traduisez? Vous pouvez répéter l'imprimante. Je ne me souviens pas précisément de mes relations financières avec M. De Gorski à cette époque. Non la ricordo, situation. Non ricordo esattamente, diciamo, i rapporti economici con il signor Gorski. Oui. Quand j'ai commencé cette activité de suppléante, quando ho cominciato questo lavoro, diciamo, di sostituto, j'étais employé à temps partiel. Era impiegato part-time. J'ai dû faire du 120% pendant son interpellation. Cioè, ha dovuto fare il 120% in più di lavoro durante, diciamo, i problemi che ha avuto. J'ai été rémunérée comme collaboratrice. Ero pagata come collaboratrice. Ecco, posso fare una domanda che forse spiega meglio anche il senso della mia domanda. La signora Conucci ha detto che non ha mai più visto De Gorski dopo che è stato liberato dal carcere. Ha gestito però una società di Federico Umberto D'Amato e ha detto che ha gestito altri rapporti che erano di De Gorski con clienti di De Gorski. Vorrei che spiegasse, quindi, siccome è rimasto un rapporto con l'avvocato De Gorski sotto il profilo professionale e di gestione dei suoi clienti, come può non averlo mai più visto successivamente, visto che aveva una relazione professionale? Allora, l'avvocato demande, vu che vous avez quand même une relation professionnelle entre vous et M. Gorski après sa sortie de prison, che voi avete gestito il dossier D'Amato, è possibile che voi non avete avuto alcun contatto con lui dopo la sua uscita da prigione? Monsieur De Gorski è sorti da prigione dopo che l'étude è stata liquidata. Allora, il signor Gorski è uscito dal carcere dopo che è stato chiuso lo studio legale. Oui. Et je n'ai eu aucun contact avec lui à sa sortie de prison. Et non ho avuto nessun contatto con lui all'uscita, quando è uscito dal carcere. Et vous pouvez imaginer que ce que j'ai pu penser de monsieur De Gorski à sa sortie de prison, qui ne prend même pas la peine de remercier pour ce qui a été fait pendant sa détention. Potete immaginare quello che provo per tutto il lavoro che ho svolto mentre lui era detenuto, che non mi ha neanche ringraziato quando è uscito dal carcere. Grazie, Benito. Altre domande? La difesa della parte civile non ce ne sono. La difesa, nessuna domanda. In riesame, Presidente, in relazione a quest'ultima domanda, noi abbiamo un verbale. Riesame a rigore, non ci sono state contro, non c'è stato controesame sulla parte civile. Sulla parte civile. È una domanda della parte civile, Presidente, che riguarda proprio questo aspetto dell'uscita dal carcere di Michael De Gorski. Se può riferire la teste. Quando è uscito dal carcere? Si ricorda l'anno? Noi abbiamo un riferimento a un verbale del 14 gennaio 91 a Palazzo di Giustizia e nella seconda rogatoria De Gorski, produrremo tutto perché De Gorski non c'è più,
in cui interviene anche Federico Umberto D'Amato, ed è un verbale datato 14 gennaio 91, quindi è presumibile che l'arresto di De Goschi sia collocabile nel tempo agli inizi degli anni 90. Se la signora Chiunù è in grado di ricordare una datazione più precisa sull'entrata e sull'uscita dal carcere di De Goschi. Alors, le procureur demande, est-ce que vous vous rappelez exactement de la date d'entrée et de sortie de prison de M. Gorski? De mémoire, environ. Non, de mémoire, il est entré en prison en 1990. Entrato nel 90? Mm-hmm. Oui. Parce que c'était la guerre en Irak. Era il fine della guerra in Iraq. Et je ne sais pas quand il est sorti de prison parce que je ne me suis plus intéressée à lui. Et non so esattamente quando è uscito dal carcere perché non mi sono più interessata a lui. Quanto tempo è stato in carcere? Qualche mese? Come ho detto, il resté in prison. Plusieurs mois. Parecchi mesi. Parecchi mesi, ma quindi non mesi, non anni. Donc des mois, pas des années. Je ne sais pas. Non je ne sais pas. Non lo so. Perché noi abbiamo dei documenti, quelli che abbiamo esibito, che riguardano rapporti tra la società OGCAN riferita alla signora Chiunù e Federico Umberto D'Amato e i suoi eredi che arrivano al 97-98. No, non è chiara la domanda. La domanda è proprio questa. Lei dice che non ha più visto De Goschi, non ha avuto nulla a che fare con De Goschi. Da quando è uscito dal carcere. In realtà le carte dimostrano che lei gestiva una società, era la diretta emanazione di De Goschi, la OGCANE, fino al 1998. Quindi allora, se il Presidente può controllare... Così è chiaro, quindi abbiamo delle contabili. Presidente, le abbiamo depositate, facciamo riferimento agli allegati. Richiamiamo l'allegato. Esatto, Presidente, sono quelli che abbiamo trattato prima, abbiamo riferimenti alla signora Chiunù nel 96, nel 97 penso anche nel 98. Può formulare la domanda. No. Ci sono documenti, quelli che abbiamo prodotto, da cui risulterebbe che la signora si occupa della società OGCANE anche fino al 96-97, quindi ha rapporti con la società. L'ultimo, per la precisione, è del 6 maggio 98, quindi... Quindi ha rapporti con una società che era gestita da De Goschi, non solo prima che lui, o durante la carcerazione, ma anche dopo. Alors, nous avons des documents qui prouvent que vous avez continué, disons, à gérer la société Gorski jusqu'à l'année, fino a che anno? No. 97 e 98. Ad esempio, il documento numero 2 è datato 6 maggio 98, il documento che ho letto all'inizio dei 2130. Annesso 2. Sì. Quindi fino al 1998 lei ha avuto rapporti con la società OGCAN, che era una diretta emanazione di Michel De Goschi. Donc si vous vérifiez dans l'annexe 2, il y a la date l'année 98, vous avez continué à travailler pour la société OGCAN qui est une émanation directe de De Goschi. E même dans l'annexe numero 6 e 7. Sì, 6 e 7. Je suis devenue administratrice de OGCAN à une date dont je ne me souviens pas, mais que vous pouvez certainement trouver dans les registres du commerce. Et après la liquidation de l'étude de De Goschi, je suis effectivement restée l'administratrice de la société OGCAN. Lei era l'amministratrice della società OGCAN, anche dopo che De Goschi
ha lasciato, diciamo, lo studio e che il portafoglio clienti non c'era più, però io ho sempre gestito anche oltre l'arresto di Degoski, ho sempre gestito la Ogican. Quindi è come avevamo capito noi, cioè il portafoglio clienti di Degoski che è rimasto nelle sue mani, poi lei l'ha portato avanti come fosse stato fossero stati i propri clienti. Donc le portefeuille client de Monsieur Gorski, vous avez continué à le gérer comme si c'était le vôtre, celui de la société. Je suis devenue administratrice de Ogican à partir de cette date. De Gorski n'était plus l'administrateur. Il s'agit d'un transfert dans le dossier. Les autres dossiers ont été gérés pour le compte de Monsieur De Gorski. Je sais pas si vous... Ils sont avocats, ils doivent quand même bien comprendre la différence. Io sono diventata l'amministratrice dell'Ogicane. Sta dicendo che Gorski non c'entrava più niente con questa società. Abbiamo capito. È lei che ha gestito fino all'uscita completa del... Quindi senza avere più rapporti con De Gorski. Sans avoir de rapport avec Monsieur Gorski. Mais il n'avait plus rien à voir avec ça. Ma non aveva nessuna relazione. Volevamo sapere. L'ultima cosa è una domanda che l'abbiamo già fatto nell'esame del 4 dicembre 2018 e che si riferisce sempre a questa situazione della Ogican. Abbiamo prima esaminato il documento 4, ma ce n'è un altro analogo che è il documento numero 8. Partiamo dal documento 4 che è più interessante. Allora, annexe numero 4. Annexe numero 4. Come si può notare, in questo documento si indica un ordine di pagamento che proviene dalla città di Roma, in particolare da Mr. D'Amato, Messier D'Amato, via Cimarosa 18 Roma. Alors, dans l'annexe numéro 4, on voit un virement à l'ordre de Monsieur D'Amato. Questo ordine di pagamento si rivolge a una banca di Parigi, la banca Watts, in Rue de Cantenoré, parte allora, finale sinistra del documento. Sì, allora, il via un virement quindi, c'è dall'annexe numero 4. Alla banca Worms di Parigi. Esatto, quindi c'è un signore che è D'Amato, che sta a Roma. Yeah, che Monsieur D'Amato, che si trova a Roma. Una banca di Parigi. Che donne l'ordre a una banca parisienne. Di effettuare un pagamento riferito alla società Ogican, che è proprietaria di un appartamento a Parigi. Allora, il Monsieur D'Amato, che si trova in Italia, a Roma, che demanda alla banca di fare un virement a l'ordre di Ogicane. Ora, il pagamento però non viene fatto a Parigi, che è la sede della banca Worms e anche il luogo dove c'è l'appartamento, ma viene rivolto a una società che si trova a Ginevra, amministrata dalla signora Le versement n'est pas effectué, disons, par la banque qui se trouve à Paris. Mi dice il conto che si trova a Parigi? Il proprietario si trova a Roma, ha una banca a Parigi che ha un conto. Questa banca deve pagare a una società che si chiama Ogicane, che sta in Svizzera e che riguarda l'appartamento di Parigi. Allora, Monsieur D'Amato, che si trova a Roma in Italia, donne l'ordre alla banca parisienne d'un versement a favore de Ogicane che si trova in Suisse, a Ginevra. A Ginevra e ha un conto presso la UBS. Chi ha un conto? Sì. La società Ogicane? Ha un conto che lei vede a destra in alto, 395486. E questa società, diciamo, Ogicane, ha un conto numero 395.486.
riferibile alla signora Francotte-Conu. Concernant Madame Francotte-Conu. Noi sappiamo l'importo, in questo caso è di 20.000 franchi svizzeri, sappiamo, ce lo ha detto lei, che lei era l'amministratrice di questa società. Donc c'est une somme qui a été virée, cette somme de 20.000 francs suisses. Le può spiegare le ragioni per cui un signore che ha un appartamento a Roma, che vive a Roma, è domiciliato a Roma, ha un conto in una banca di Parigi riguardante la gestione di un appartamento a Parigi, si rivolge per i pagamenti a una società che sta a Ginevra e a un amministratore che sta a Ginevra, è il giro dell'Europa per pagare delle spese di condominio e le spese di gestione. È un giro che sappiamo costa moltissimo. Allora, le parquet demande comment se fait-il que M. D'Amato, qui se trouve à Rome en Italie, ordonne à une banque qui se trouve à Paris de virer une somme pour une société qui se trouve en Suisse seulement pour des frais d'administration d'un appartement. La cour, le parquet précise que ce sont des frais assez élevés, tous ces virements. Alors, tout le monde sait que M. D'Amato était domicilié en Italie. Tutti sanno che il signor D'Amato era domiciliato residente in Italia. Donc, c'est les informations qui ont été données au moment du versement. Donc, je remarque informazioni che sono state date alla banca al momento del bonifico. Je remarque que l'ordre est donné par M. D'Amato et ou Mademoiselle Gallo. Noto che l'ordine è stato fatto dal signor D'Amato e o signorina E. Gallo. Vous seriez dès lors bien inspiré d'interroger Madame Gallo. Et ensuite. Un minuto, s'il vous plaît. Dice: sarei felice di vedervi interrogare la signora Gallo. È morta. Elle è morta. Ensuite. Ah bah. Ensuite, la banque Worms, je comprends et je n'en sais rien que M. D'Amato avait peut-être en compte auprès de la banque Worms à qui il a donné l'ordre de transférer de l'argent sur le compte de sa société qu'il a en Suisse et dont je suis l'administratrice. Del conto che ha il signor D'Amato con la banca a Parigi non ne sono informata, cioè, nel senso non so esattamente il contenuto, tutto quello che c'è dentro, so soltanto che lui essendo residente in Italia. Scusi, non è una traduzione esatta, quindi ripetiamo. Je m'excuse, mais la parole à la banque Worms. Si non, vous venez de dire. Donc, un ordre aurait été donné à la banque Worms à Paris. Okay. Par, je ne sais pas qui, la banque Worms à Paris. Par D'Amato. Puisque cet ordre de D'Amato, il était donc certainement titulaire d'un compte à la banque Worms, ce que j'ignore. Era sicuramente titolare di un conto corrente alla banca Worms. Lo sappiamo. E il ha demandé un transfert de 20.000 francs a Ogican. Alors je veux bien que le montant vous paraisse important, mais quand on est déjà à peu près 3.000 francs de frais d'administrateur, il y avait peut-être des Si vous parlez longtemps, je n'arrive plus à vous suivre. Dice, io capisco che lui, che la somma possa sembrare 20.000 euro tanto. Franchi svizzeri. Tanti, ma 3.000, vous dites 3.000 francs de frais d'administrateur. Il y a déjà un peu plus de 3.000 francs de frais d'administrateur. Ma ci sono più di 3.000 franchi svizzeri per le spese di amministrazione. J'imagine qu'il y avait à payer à ce moment-là les frais de l'appartement. Ah, excusez-moi, madame, je n'ai pas compris. Les 3 000 francs suisses, c'était pour vos frais? Oui, frais annuels administrateurs. Si, alors, 3 000
franchi sono le spese, la spesa annuale per l'amministratore. Ecco, vedi che qualcosa ricorda adesso. E qui? E puis j'imagine qu'il y avait d'autres frais, je n'en sais rien, je ne me souviens pas de ce versement. E poi immagino che ci saranno anche altre spese, io non mi ricordo esattamente di questo bonifico. Beh, comunque qua, lo vede, la mia domanda, che replica una domanda fatta anche nel 4 dicembre 2018, è perché un signore che sta a Roma, che ha un appartamento a Parigi, che ha un conto a Parigi, si rivolge a una signora che sta in Svizzera e che gestisce una società che sta a Ginevra e fa dei pagamenti che sostanzialmente sono il giro d'Europa solo per un appartamento? Questa è la domanda, lei era l'amministratore, si sarà posta questa domanda, a noi ha dato una risposta. Allora, le parquet demande, per quelle ragioni, Monsieur D'Amato, che ha, disons, una società in Suisse, che è residente in Italia, donne l'ordre à une banque en France à gérer disons, les frais d'administration à la société Ogican à Genève. J'espère avoir été. Est-ce que c'est pas? J'en sais rien. Non, lo so. Nell'audizione del 4 dicembre 2018. Richiami il verbale, l'audizione, perché c'è. Dans la déclaration que vous avez faite le 4 décembre 2018, signora, vous avez dit. Non sono io ad avere creato questa cosa, era una società svizzera la quale era proprietaria delle azioni dell'appartamento a Parigi per un avente di diritto che si trovava in Italia e che voleva probabilmente frodare il fisco. Non sono io ad aver concepito questa struttura, non conosco il motivo per il quale questa struttura sia stata creata. Questa è la domanda, questa è la risposta che ha dato. A parte il riferimento alla frode fiscale che ha detto. Mi ripete la domanda? Abbiamo letto la risposta che diede a questa domanda la signora Cognu nel verbale. Allora, lei dovrebbe ripetere, leggere la risposta che diede a suo tempo e chiederle se la conferma. Sì, esatto. Se la page 6, scusa, page 5 del verbale. No, ma ha detto 6, è questa qui. Ripeto che non sono io ad aver sì, creato. Sì, sì. La phrase, disons, numéro 24, vous arrivez? Ripeto che sono io. Je répète, ce n'est pas moi qui ai créé la chose. Oui, j'ai lu, c'est bon. Io ho letto, va bene. Conferma che lei fece questa valutazione all'epoca, cioè del motivo per cui D'Amato si rivolgeva all'avvocato Legoschi, poi a lei, o ha pensato qualche cos'altro? Est-ce que vous confirmez, disons, cette réponse, que c'était uniquement pour gérer ou qu'il y avait effectivement autre chose, comme vous avez dit, là, frauder le fisc? Mais j'en sais rien, c'est ce que faisaient tous les Italiens à l'époque. Ma non lo so, è quello che facevano tutti gli italiani all'epoca. Io no. E neanche penso tutti quelli che sono qua, non è che tutti gli italiani sono geni evasori fiscali, mi sembra una risposta un po' così. La réponse n'est pas satisfaisante parce que tous les italiens ne sont pas des pay le loro. No, era un commento, chiedo scusa, era un commento. Non c'è bisogno che risponda. Non c'è bisogno, chiedo scusa. Si parla pas de répondre, madame. Sempre il documento qua. Alors c'est pas la peine de faire des petits commentaires. Ils savent ma fonction judiciaire ou ils le savent pas? Je crois qu'ils savent. Una sola precisazione, sempre sul documento 4. Sì, dans le document numéro 4. L'annesso 4. Sì. C'è scritto motivo del pagamento e poi una sigla, VRT. Un attimo che me lo trovo. Alors, dans l'annexe numéro 4, si, dica.
C'è scritto motivo del pagamento. Il motivo di pagamento. E poi una sigla, VRT. VRT. Cosa vuol dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, c'est pas moi qui établis ce document. Non lo so, non sono io averlo fatto questo documento. Ça peut vouloir dire versement. Mais vous étiez la destinataire de ce paiement. Donc le motif du paiement, c'est moi qui l'ai rédigé. Hein? Je relève que ça peut vouloir. Versement. Dice, presumo significhi versamento. Vabbè, grazie. Je vous rappelle tout de même, messieurs, mesdames, que ça remonte à 1996 et que vous êtes bien gentils de me poser des questions d'une précision extrême alors que franchement le temps est passé pour moi. Preciso che questa è una faccenda che del 96. Invece voi fate delle domande così, così precise che... Sì, ma non è che siamo... non possiamo fare le domande, è un nostro dovere farle, se lei si ricorda bene, se no... Ma usted... Écoutez, ils vous font des demandes, si vous vous rappelez, c'est leur devoir de faire des demandes, si vous vous rappelez, c'est bien, sinon, ben, tant pis. Je suis parfaitement d'accord et je suis parfaitement dans la situation de comprendre tout ça. Et je suis d'autant plus... capable de percevoir le côté un peu cynique et les reproches qui me sont faits. Dice comunque io percepisco il lo stato d'animo della situazione, le domande ciniche che mi sono rivolte, questo lo percepisco. Noi, secondo il nostro dovere, chiediamo spiegazione di alcuni documenti contabili. Questo è il lavoro che stiamo facendo. E demandi uniquement des explications sur des documents comptables. Et tu? Sì, se la collega può spiegare alla testa che le domande non sono, non c'è nessun pregiudizio nei suoi confronti, sono delle domande che scaturiscono dagli atti e dalla, dai fatti che l'accusa deve cercare di ricostruire. Ils n'ont rien contre vous. Ils sont en train de, les demandes qu'ils font, disons, se basent sur le dossier. Ils demandent des explications. Si vous êtes en mesure de les donner, c'est bien. Facciamo un processo a 40 anni di distanza perché si tratta di un fatto gravissimo, ovviamente, non certo perché la giustizia italiana ha interesse a riesumare fatti dell'80. Si tratta di un fatto molto speciale. Allora, il s'agit d'un procès qui, diciamo, che ha commencé il y a 40 ans. Non voulons pas tirer. Non vuole? Scusi. Va bene. È venuto in Italia. C'est le fait le plus con 85 morti. Avec 85 morts. Disons le massacre de la gare de Bologna. Donc, Scusi Presidente, je comprends parfaitement le problème de la procura generale. Si vous permettez, je comprends parfaitement le problème. Je suis dans la même fonction que vous, j'ai été procureur aussi. Je sais comment on pose des questions, je sais comment on sous-entend des choses. Donc, je ne suis pas naïve. Je sais très bien que vous faites votre travail et je veux juste vous relever, mais c'est une anecdote, qu'à une heure près, je faisais partie des victimes. Cela étant, la manière dont vous posez les questions et cette manière que vous avez de jouer avec les mots est très désagréable pour quelqu'un qui veut vous aider. Dice allora, per me è molto spiacevole. Perché sono una persona che vuole aiutare, però diciamo farlo oggetto di domande così de domande aussi. Pardon? Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Io rispondo a tutte le domande. Però c'è modo di fare le domande. Courtois et respectueux, justement si vous dites que je ne suis qu'un témoin. Va bene così, non intendo entrare in
discussione col test sul modo in cui si fanno le domande. Allora, lei risponda, le domande vengono fatte, vengono ammesse dalla Corte, se la teste, secondo l'impegno che ha preso, è in grado di rispondere bene, altrimenti ne prendiamo atto. Allora, la Cour n'intervient pas. Disons, les parties font leur demande. Si vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. C'est tout. J'en prends note. Ne prendo note. Bene. Non posso farle fare altre domande. Non si possono fare domande sul riesame del PM. Va bene. Eventualmente concordate. Va bene, direi che possiamo concludere questo esame. Va bene, grazie, buona giornata. Merci, buongiorno. Au revoir. La Corte. Buongiorno. Prego. Allora. Prego, scusi, buongiorno. Buongiorno, abbiamo la teste signora, come si chiama la teste? Angiolini. Agnolini. Bene, buongiorno signora. Buongiorno. Va bene, sempre con l'assistenza della collega svizzera. Avvertimenti preliminari. La signora parla in francese, giusto? Sì. Bene, abbiamo l'interprete già incaricata per procedere a questo esame. Signor Agnolini, lei ci può dire come si chiama? Non prénom, le luogo della rinascita. Lieu et date de naissance. D'accord. Agnolini Michel, 25 febbraio 1943. 25 febbraio 1943. Sì. Anche per lei vale l'ammonimento preliminare, lei è qui in qualità di testimone e quindi deve impegnarsi a dire la verità su tutto quello che le verrà chiesto senza nascondere nulla. Dica, mi impegno. Vous êtes ici en qualité de témoin et vous vous engagez à dire tout ce que vous savez. Répétez, je m'engage. Je m'engage. Sì. Beh, l'ultima informazione, il processo viene video ripreso. Lei, in quanto testimone, ha diritto a non essere ripresa. Se lei non dà consenso, io devo vietare le riprese. Alors, la Cour vous informe que le procès est filmé. Vous avez le droit, si vous voulez, de ne pas être filmé, mais il faut le déclarer. Ça ne me dérange pas. Non la disturba. Bene. Allora, possiamo procedere. Spieghi alla signora come procediamo, come prima il pubblico ministero, poi le parti civili, poi i difensori degli imputati. Alors, bonjour madame. Alors, le parquet de la République va commencer à vous poser des questions. Ensuite, ce sera la partie civile et à la fin, les défenseurs. Bene. Procuratore della Procura, se vuole, può iniziare. Sì, secondo lo schema precedente. Grazie, Presidente. Buongiorno, signora Agnolini. Buongiorno. Sono il dottor Umberto Palma, sostituto procuratore generale. Bonjour madame. A Bologna. Je suis monsieur Umberto Palma, substitut procureur du parquet de la République. E ci siamo conosciuti il 5 dicembre del 2018. Nous nous sommes déjà vus le 5 décembre 2018. Allorché lei è stata testimone, ascoltata da noi magistrati della Procura Generale nell'ambito di un'istruttoria sulla strage di Bologna. Allora, vous avez été entendu comme témoin pour le procès du massacre de la gare de Bologna. Anche all'epoca c'era presente a garanzia dell'autorità richiesta, autorità svizzera, la dottoressa Tizzoni. Et durant cette occasion, il y avait aussi l'autorité judiciaire. Le faremo domande sugli stessi temi di prova, salvo qualche eventuale integrazione. Alors, nous allons vous faire des demandes sur les éléments de prova, sauf intégration. La prima domanda, lei può dare una sintetica storia della sua
presenza all'UBS di Ginevra, in particolare quando ha incominciato a lavorare in quell'istituto e che attività svolgeva sempre in quell'istituto negli anni da 78 in poi. Alors, est-ce que vous pouvez donner une synthèse de votre travail au sein de l'UBS, la date à laquelle vous avez commencé jusqu'à l'interruption? J'ai commencé à travailler comme assistante d'un sous-directeur qui était encore pour les pouvoirs à l'époque. Et pendant... ça doit être à peu près en 72, je crois. Je crois, mais je ne me rappelle plus. Et puis j'ai arrêté de... 72. Ah, 72. Et j'ai arrêté... 72, pardon. Ouais. Et j'ai arrêté dans les années 80. Alors, a cominciato a lavorare negli anni 72, ha smesso negli anni 81 in qualità di assistente del sottodirigente. Senta, nel verbale di audizione del 30 gennaio 1984, che lei conosce perché le fu ricordato nel corso del precedente incontro, lei riferì che lavorava alla UBS dal 1961. Alors, dans une précédente audition du 30 janvier 1984, vous aviez déclaré travailler à l'UBS depuis 1961. C'est vrai, mais je n'étais pas à la gestion de fortune. J'étais 7 ans au renseignement commerciaux et après, je suis allée en Angleterre. Après, je suis pour 6 mois. Quand je suis revenue, je travaillais au secrétariat général. Et après vero. Seulement, je suis allée à la gestion en peut-être 72, peut-être. Je ne suis pas très sûre. È vero. Ho cominciato per 7 anni ero, diciamo, l'ufficio commerciale della banca. Dopo sono diventata assistente nel senso che nel primo periodo non si occupava delle somme di denaro. Comunque è cominciato nel 61. Ha cominciato nel 61. Senta, lei ha riferito di essere diventata gestore nel 78 o 79. Cosa vuole dire gestore? Si occupava della gestione dei clienti? Alors, vous avez déclaré être devenu gestionnaire en 1978 ou 79. Que signifie être gestionnaire? C'est être responsable d'un service de gestion? Non, j'étais une assistante. Mon patron a quitté la banque. J'ai récupéré certains de ses clients, y compris les Italiens. Ah bon, j'ai pas compris la deuxième phrase. J'ai récupéré, ils me connaissaient puisque j'étais l'assistante, alors ils sont devenus mes clients, mais je ne faisais pas vraiment de la gestion parce que je n'ai pas la formation. À l'époque, on ne faisait que des placements fiduciaires, c'est-à-dire des placements à 3 mois, oui. 6 mois, un an. C'était de la gestion très, très facile. Alors, essendo il sottodirettore andato via, lei si era incaricata di gestire i clienti, perché all'epoca si faceva sulla fiducia, okay. Non sul... Il signore che signora Medro? No, no, scusa, la traduzione non è corretta. Non aveva, non si occupava di denaro. Sì, allora non si occupava di investimenti borsistici, quindi di investimenti, bensì... Mais des placements à court terme. À l'époque, ça rapportait 10% les placements à court terme. Maintenant, c'est fini, mais à l'époque, en 80, ça rapportait beaucoup. Donc, les gens ne faisaient que ça. Investissement fiduciaire. Des investissements fiduciaires. Renouvelait de mois en mois. Investimenti fiduciari. A corto termine si occupava degli investimenti. Verbale, dire qual è la corretta traduzione italiana? Dans le procès verbal, quelle est la traduction exacte en italien?
Dovrebbe dire lei. Allora. No, guardi, scusi, interprete. In francese chiedevo, o in italiano? No, chiedevo a lei di tradurre in maniera precisa dopo l'intervento della collega Piccolani, sì, in italiano la risposta della signora Agnolini. Tutta la risposta? No, l'ultima parte finale, la parte finale. Mm. In cosa consisteva l'attività di gestione? Dottoressa, se mi permette, scusi, se vuole, facciamo ripetere, possiamo fare ripetere la risposta alla signora Agnolini, magari pregando la Presidente, se può far presente la dottoressa Tizzoni, se la signora Agnolini nel rispondere può andare piano, perché è molto sì, veloce, certo, con le parole. Grazie. D'accordo. Va bene, allora, signora Agnolini, se vuole ripetere la risposta che aveva dato prima parlando un po' più lentamente. Lo dica lei? Interprete? Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase plus lentement? S'il vous plaît. Je ne faisais pas de la vraie gestion de fortune, je m'occupais de placement à court terme, c'est-à-dire... Attendez, lentement. Ben, c'est tout. Lei si occupava soltanto di investimenti a corto termine. C'est ça? Oui. Voilà. Si occupava in base al contatto fiduciario con clienti determinati, cioè aveva un pacchetto di clienti che gli aveva dato il suo collega superiore. Est-ce que vous gériez ces investissements à court terme sur la base d'un paquet de clients que vous avez laissé le vice-directeur? Je comprends pas la question. Est-ce que les clients dont vous aviez la gestion étaient vos clients ou c'était des clients qui ont été sur base de confiance qui vont être attribués à la suite du départ du vice-directeur? Exactement. On les a donnés parce qu'ils me connaissaient. Il suo superiore era il signor Ahmed Droz, scritto così. Votre vice-directeur s'appelait monsieur Ahmed Droz. Ahmed Droz, oui. Ahmed Droz, oh, esatto. Sì. Questo signore aveva tra i suoi clienti Umberto Ortolani. Alors ce monsieur avait parmi ses clients un monsieur Umberto Ortolani. Il signor Ortolani ha avuto contatti con lei? Est-ce que vous avez eu des contacts avec monsieur Ortolani? Oui. Sì. Sì. Ricorda se il signor Ortolani presentò Licio Gelli e le chiese di aprire un conto a nome o in favore di Licio Gelli? Est-ce que vous vous souvenez que monsieur Ortolani vous a présenté Licio Gelli demandant de lui ouvrir un compte courant? Non, la vérité c'est que c'est Ahmed Droz qui a ouvert les comptes et moi je les ai récupérés, mais l'ouverture c'est pas moi, j'ai pas fait les ouvertures. Non. Non sono stata io, è stato Ahmed Droz a gestire queste aperture di conto e io dopo li ho avuti in gestione. Perfetto. Siccome nel verbale ha detto ho dovuto aprire il conto Ortolani, evidentemente lo ha fatto su ordine del signor Droz, Ahmed Droz. Perché nel procès verbal, madame, vous déclarez avoir ouvert le compte à monsieur Ortolani. L'avez-vous fait sans doute sur ordre de monsieur du vice-directeur? Absolument, oui. Absolument, oui. Si. Senta, Ortolani le disse che non era necessario chiedere a Licio Gelli di esibire il suo passaporto? Est-ce que monsieur Ortolani vous avez suggéré de ne pas demander un document d'identité de monsieur Umberto Gelli, Licio Gelli, parce qu'il était déjà
client de la banque? Non, j'ai aucun souvenir. Pardon? Je n'ai aucun souvenir de ça. Non mi ricordo nulla. Tout le monde donnait son passeport quand on ouvre un compte. Dice, qualunque persona fornisce un passaporto all'apertura del conto. Ricordiamo alla persona, alla signora Agnolini, quello che ha dichiarato nel verbale del 30 gennaio 1984. Siamo al penultimo periodo della prima pagina. Allora, vous avez déclaré, madame, un jour, Ortolani nous a demandé d'ouvrir un compte au nom de Gelli en le présentant comme quelqu'un de très important. Gelli avait eu auparavant un compte de passage dans notre établissement, ce que j'avais oublié entre-temps. Lorsque je lui ai ouvert son compte, j'ai cru que de ce fait que c'était le premier compte qu'il avait chez nous. Penso che quando abbia avuto le ultime tre righe. Je pense que lorsque j'ai dû ouvrir le compte, Ortolani m'a indiqué que je n'avais pas besoin de demander le passeport à Gelli parce qu'il avait déjà eu une relation bancaire avec nous. C'est ce que vous avez déclaré. Esatto. Quindi dica quando l'ha dichiarato e poi ce lo traduce in italiano. Vous l'avez déclaré devant le juge d'instruction le 30 janvier 1984. Sì, la traduzione. È stato dichiarato davanti al posso dare io la lettura, Presidente, prego, è il verbale 30 gennaio 84 davanti al giudice istruttore di Ginevra su rogatoria dell'autorità giudiziaria di Milano. La traduzione in italiano è la seguente: è così che un giorno Ortolani ci ha chiesto di aprire un conto a nome di Gelli presentandolo come una persona molto importante. In precedenza Gelli aveva avuto un conto di passaggio presso il nostro istituto, cosa che nel frattempo avevo dimenticato. Quando gli ho aperto il conto ho creduto che fosse quello il suo primo conto presso di noi. Penso che quando ho dovuto aprire il conto Ortolani mi abbia indicato che non era necessario domandare il passaporto a Gelli perché già aveva avuto una relazione bancaria con noi. Questa è la traduzione in italiano. Se conferma queste dichiarazioni rese il 30 gennaio 84 al giudice tutore di Ginevra, che ha già confermato davanti a noi del resto il 5 dicembre 2018. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez demandé, ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction? Je ne me souviens pas du tout. Pardon? Je ne me souviens absolument pas. Non, je ne me souviens pas. Ça fait 40 ans bientôt que ça s'est passé. Moi, je ne me souviens plus. Non si ricorda, sono 40 anni ormai. Benissimo. Noi le abbiamo chiesto, la signora anche nel 2018 non ricordava, quindi le abbiamo chiesto se le confermava e gliel'abbiamo lette, lei ha risposto che aveva detto la verità, quindi le richiediamo anche oggi la stessa cosa, cioè avuta lettura anche se non si ricorda, lei disse la verità al giudice istruttore di Ginevra? Allora, le parquet demande, vu che vous avez dit dans la déclaration ce que je vous ai lu, est-ce que dans l'année 2018 vous avez eu un interrogatoire, est-ce que vous avez dit aussi en 2018 que vous n'aviez aucun souvenir? Est-ce que vous confirmez quand même ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction? Mais qu'est-ce que j'ai déclaré? Ce que je vous ai dit, madame. C'est ainsi qu'un jour, Ortolani nous a demandé d'ouvrir un compte au nom de Gelli en le présentant comme quelqu'un de très important. Gelli avait auparavant un compte de passage dans notre établissement, ce que j'avais oublié entre-temps. Lorsque je lui ai ouvert son compte, j'ai cru de ce fait que c'était le premier compte qu'il avait chez nous. Je pense que lorsque j'ai dû ouvrir le compte, Ortolani m'a indiqué que je n'avais pas besoin de demander le passeport à Gelli, puisqu'il avait déjà eu une relation bancaire avec nous. Ceci, madame, vous l'avez déclaré en 1984 devant le juge d'instruction. En 2018... toujours le parquet qui vous a, sur la base d'une rogatoire, vous avez déclaré ne pas vous souvenir. Est-ce que de tout, mais vous confirmiez ce que vous avez déclaré en 1984. Est-ce que aujourd'hui vous le confirmez également? Je ne peux pas vous confirmer parce que je ne me souviens alors, pas. Est-ce que vous consentito, presidente, un attimo, se mi è consentito. Allora, la domanda è: dite la verità o no?
ha detto a noi, ha detto nel 2018 che disse la verità. Abbiamo consegnato i verbali, abbiamo resi noti sia allora sia in questi giorni all'autorità giudiziaria svizzera, quindi sono a disposizione. Quindi signora, cerchiamo di far capire a testimone come stanno le cose. Lei ha reso queste dichiarazioni nel 1984, la frase che lei gli ha letto. Sì. Quella frase gli è stata ripetuta nel corso dell'interrogatorio del 2018 e allora disse che era vera, conforme ai fatti. Quella dichiarazione è vera, detta ai procuratori generali, dovrebbe, se corrisponde alla verità, ripeterla anche oggi. Alors, en 1984, je répète, en 1984, je vous ai lu la partie, disons, relative. En 2018, devant le parquet de Bologne, vous avez confirmé ce que vous aviez déclaré en 1984. Le parquet demande aujourd'hui, est-ce que vous confirmez également ce que vous avez déclaré le 30 janvier 1984 devant le juge d'instruction? Je pense qu'à l'époque, je me souvenais, mais maintenant, je ne me souviens plus. Il y a des années qui ont passé, et vraiment, je me souviens plus. Pour ça, à l'époque, je me souviens plus. Mi scusi, signora, deve chiedere alla teste se quanto dichiarò il 30 gennaio 84 davanti al giudice di Ginevra è vero oppure no? Questo le deve voilà, chiedere, allora, se è vero oppure no. Però allora, che stava dicendo, se l'ho dichiarato allora, sì, no, non ha detto così, dice forse l'ho fatto, ma ora non mi ricordo più. Questo, bene, adesso le chieda se dichiarò la verità davanti al giudice di Ginevra nel 1984. Alors, le parquet demande si vous aviez dit, si vous avez dit la vérité devant le juge d'instruction de Genève en 1984. Je ne me souviens même pas d'avoir vu un juge d'instruction de Genève. Franchement, je ne me souviens pas. J'ai vu quelqu'un. Monsieur Harari, il s'appelle Monsieur Harari. Ah non? Vous êtes sûr que j'ai vu un juge Harari? C'est un juge d'instruction, madame, c'est écrit. Allora, ma non mi ricordo, sono désolé. Presidente, per favore, siccome il giudice Pizzoni è in possesso di questo verbale, sia nella versione francese che nella versione italiana, se potesse essere così gentile il giudice Pizzoni da mostrare il verbale. Sì, grazie. Allora, le juge va a provare. Senti, ma lo sta facendo, va bene. Non mi ricordo. Il punto non è se ricordo o meno, se quelle dichiarazioni sono vere o sono false. Cioè se allora, quando dichiarò al giudice, diceva la verità. Allora, la cour demande. Anche che ora non se lo ricorda. Même si maintenant vous ne vous souvenez plus. Le juge demande si vous avez dit la vérité durant ce procès verbal. Chiedo scusa, Presidente, per dare ordine alla discussione. In occasione dell'audizione del 5 dicembre 2018, la signora ha confermato i verbali dell'84. Alla prima pagina dell'audizione del 2018, i verbali sono in possesso dell'autorità. La signora, interpellata di nuovo, ha detto due volte... Preciso che ho detto la verità davanti al giudice istruttore. Uno, poi, dopo. Confermo di aver detto la verità, allora, non mi ricordo nulla. Questo è il tema oramai. Se vuole... Buongiorno, madame. Dans l'audition en qualité de témoin du 5 décembre 2018, vous avez déclaré par deux fois avoir dit la vérité. Oui.
durant l'audition devant le juge d'instruction de 1984. On parle d'un marché. Écoutez, si vous voulez, j'ai trouvé la phrase. Je viens de lire mes précédentes déclarations. Je confirme mes précédentes déclarations du 30 janvier 1984. Cependant, je ne me souviens pas de Marco Cerruti. J'ai jamais entendu ce nom. Ça, je suis sûre. Madame, la Cour demande seulement de confirmer avoir dit la vérité devant le juge d'instruction en 1984. Oui. C'est tout. Tel que je me souviens, j'ai dit la vérité. Ho detto la verità. Et même si je vous dis que je ne me souviens pas de ce procès verbal, c'est la vérité. Allora. Dice ciò che è scritto nel verbale è la verità. Perfetto. Dovevamo chiarire questo aspetto importante. Allora, tornando alle dichiarazioni che fece nel 1984, poi io le riprendo se il Presidente mi autorizza, anche specificamente perché dobbiamo dare conto dello sviluppo della storia. Cioè, purtroppo dobbiamo funziona, lo sappiamo, bisogna fare prima la domanda e poi la contestazione. Esatto. La signora disse al giudice istruttore ricordava che il conto di Geli era stato aperto nel 78 o nel 1979 e che aprì il conto con una cifra sostanziosa e che poi continuò ad avere questo conto entrate sempre più regolari e considerevoli. Conferma questa... Mi ripete la data? È l'ultimo periodo della prima pagina del verbale 30 gennaio 84, lei ce l'ha in francese e in italiano. Alors, madame, vous avez déclaré que l'ouverture du compte de Monsieur Geli date de 1978 ou 1979. Que ce Monsieur Geli a ouvert un compte avec un petit montant et par la suite, il y a eu des entrées de plus en plus importantes et régulières. Est-ce que vous confirmez? Oui. Sì. Bene. Continuiamo sempre nella lettura di questo verbale e cerchiamo di rievocare i fatti. È una scorciatoia, avvocato. Insomma, se siamo d'accordo. Sì, va bene. Allora, lei. No, l'avvocato ci ricorda che prima andrebbe fatto la domanda e poi letto il verbale. No, è perché ha detto che non ricordava nulla, io cerco di stimolare la sua memoria. Ha già detto che non ricorda nulla. Ha detto 3-4 volte quindi... che non ricordava nulla. Se volete io faccio la domanda e poi ripetiamo. Signora, perché noi possiamo sapere come procedere, è necessario che lei ci dica se lei di questi fatti che risalgono alla fine degli anni 70 e agli inizi degli anni 80 ha un ricordo, anche se precario, oppure non ricorda nulla, per cui preferirebbe che le leggessimo le dichiarazioni e poi lei le conferma o le rettifica. Allora, la Cour vous informe, vous dit que si vous avez des souvenirs de la période 1970-1980, le parquet peut procéder directement aux demandes. Autrement, le parquet vous rappelle ce que vous avez déclaré. E poi per la suite vous fait des demandes. Est-ce que vous êtes d'accord? Sul presupposto che lei non ha alcun ricordo. Parce que vous ne vous souvenez pas. Est-ce que vous préférez qu'on continue ainsi ou vous préférez directement les demandes? Je ne sais pas. Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que je dois vous dire. Vous pouvez me demander ce que j'ai dit, mais je ne peux pas vous confirmer. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous confirmer. Dice, lei può anche dire, leggere quello che io ho dichiarato, però non sono in grado di confermare perché non ho un ricordo chiaro. Sempre sul sì, naturalmente, se non ricorda i fatti riferiti, deve poi sempre confermare se quelle dichiarazioni comunque in quel caso lei disse la verità. Allora, dans le cas où le parquet vous fait des demandes dont vous n'avez aucun souvenir,
Est-ce que vous pouvez quand même confirmer ce que vous avez déclaré avant, c'est-à-dire le 30 janvier 1984 et en 2018. Je vais essayer, oui. Ci provo. Allora, senti, lei ricorda il nome di Marco Cerutti come un cliente da lei gestito all'epoca? Est-ce que vous vous souvenez du nom de Marco Cerutti, qui est un client dont vous aviez la gestion auparavant? Absolument pas. Assolutamente. Je ne me souviens pas du tout du nom de Cerutti. Cerutti non me lo ricordo proprio. Ok, lei a proposito di questa persona ha riferito che gli fu presentato da Licio Gelli, in particolare la frase è questa: mi ricordo che è stato lui, cioè Gelli, a presentare Marco Cerutti quando si è trattato di aprire il conto per costui, per quest'ultimo. Allora, vous aviez déclaré, je me souviens que c'est Gelli qui vous a présenté Marco Cerutti lorsqu'il s'agissait d'ouvrir un compte pour Marco Cerutti. C'est d'ailleurs, vous avez ensuite déclaré, c'est d'ailleurs Cerutti qui a reçu de Gelli la première somme pour l'ouverture du compte. Est-ce que vous confirmez? Je ne peux pas vous confirmer parce que je ne me souviens pas. Peut-être, mais ça ne devait pas être un client qui est resté. Peut-être qu'il a fait une opération pour Gelli, je ne me souviens pas. Non mi ricordo bene, forse non è un cliente affezionato, forse avrà fatto un'operazione. Adesso vediamo. Lei ha aggiunto, Cerutti ha ricevuto da Gelli la prima somma per l'apertura del conto. Del resto, per tutta la sua durata, il conto di Cerutti è stato alimentato dai conti di Gelli. Vous avez dit, madame, durant l'interrogatorio devant le juge d'instruction, que tout au long du compte de Cerutti, le compte de Cerutti a toujours été, disons, alimenté par les comptes de M. Gelli. J'ai peut-être dit ça, mais je ne m'en souviens pas. Forse l'ho detto, ma non me lo ricordo. La domanda è sempre quella. Vabbè, forse l'ho detto, ma non me lo ricordo. Forse. Le chiarisca che il non ricordo è plausibile. Ma il forse l'ho detto, il forse non ci sta perché l'ha detto, almeno risulta dal verbale. Allora, la Cour accepte le fait que vous n'ayez aucun souvenir, mais il n'accepte pas le fait de dire peut-être parce que vous l'avez déclaré en 1984. En 84, peut-être que je me souvenais, mais là, je m'en souviens plus du tout. Dice nell'84, mi ricordavo. Va bene, ma ora non mi ricordo di nulla. Ritorniamo sempre lì. Nel 2018 si è svolto l'esame con le stesse modalità, lettura più conferma di aver detto la verità allora. E en 2018, les juges vous ont posé la même question e vous avez répondu: oui, ce que je déclarais dans le procès verbal de 1984 est vrai, mais je n'ai aucun souvenir. C'est vrai. Vero, ha dichiarato che conferma, ma non si ricorda, conferma l'interrogatorio, ma non si ricorda. Ok, va bene. Allora, continuiamo sempre sul tema Cerutti. A questo punto, visto che abbiamo una conferma generale dei verbali, potremmo o leggerli tutti o acquisirli, facciamo prima ad acquisirli e poi facciamo delle precisazioni, penso. Sì, se mi è consentito, Presidente, su Cerutti tre righe per concludere il discorso. L'importante è che il contenuto del verbale, in quanto immagino rilevante, certo, siamo arrivati alla parte finale di Cerutti che è molto interessante perché ha riscontro con quello che sappiamo. Per quanto riguarda Cerutti, quando ha saputo che erano state fatte domande sul suo conto, egli lo ha vuotato fisicamente portando via il denaro. Allora, vous avez déclaré... aspetta, mi faccia finire perché c'è ancora mezza frase da dire. Qui, problemi con il fisco italiano. Foglio 18257.
Foglio 18, 257 della traduzione in italiano. Ah. Siamo all'ultima pagina del verbale. Sì. Ripeto, per quanto riguarda Cerutti, quando ha saputo che erano state fatte domande sul suo conto, egli lo ha votato fisicamente portando via il denaro. Io credo che Cerutti sia stato nostro cliente solo per qualche mese. Voilà, allora, dans le procès verbal, vous avez déclaré, toujours sur Cerutti, que lorsque Cerutti a su qu'on avait demandé des renseignements, que quelqu'un avait demandé des renseignements sur son compte, il a physiquement vidé le compte en emportant l'argent. Je crois que Cerutti n'a été client chez nous que durant quelques mois. Vous confirmez? Oui, je confirme, je ne me souviens pas, mais c'est tout à fait plausible. Confermo quello che ho dichiarato, ma non mi ricordo. C'est plausible parce que c'est pour ça que je ne me souviens pas de lui, s'il a été client quelques mois. Comunque, è per questo motivo che quando mi chiedete di Cerutti, io Cerutti non me lo ricordo. Certo. Perché era un cliente occasionale. Sì, infatti, volevo concludere con la situazione Cerutti proprio per precisare che fu cliente per pochi mesi. Soltanto sì, voilà, il a voulu préciser che effectivement vous avez déclaré che Cerutti était un client, disons, temporaire. Allora, il primo argomento che vorrei trattare è un tema del tutto nuovo e riguarda le discriminazioni e comunque il danneggiamento che ebbe nel corso della sua attività lavorativa la signora Agnolini dopo lo scoppio dello scandalo P2, quando fu portata a conoscenza dell'opinione pubblica mondiale la figura di Licio Gelli. La signora ha raccontato a noi che fu per lei un periodo molto difficile, se può, all'interno della UBS, se può rievocare questi fatti. Allora, le parquet domanda se vous vous souvenez du scandale de Licio Gelli e della loge P2, à l'époque qui avait fait fureur dans les journaux. Il demande quel a été votre état d'âme, comment vous avez vécu cette chose-là à l'intérieur de l'UPS. Ça a été très pénible. Molto pénible. J'ai perdu mon travail intéressant. On m'a mis à l'administration. L'hanno spostata all'amministrazione. Donc je dois dire que dans les journaux suisses, on ne parlait pas de Gelli. Moi, je ne lis pas la presse italienne. On ne parlait pas de Gelli dans les journaux suisses. Sauf à la fin, on a parlé même à la télévision. Alors, mais les journaux italiens, paraît-il, en étaient pleins. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je n'ai jamais vu la presse italienne. Alors, la stampa italiana a riportato effettivamente tanti articoli su Richard Gelli, ma in Svizzera no. Io l'ho saputo soltanto verso la fine. Posso ricordare alla signora in particolare una frase che ci ha molto colpito, è proprio la parte finale del suo esame del... Allora, glielo chiarisco che il procuratore le leggerà adesso. Che pagina è, dottore? E guardi, è l'ultima pagina, la penultima pagina del verbale di audizione, sì, del 5 dicembre 2018. Sì. Penultima. Sette, pagina 7 del verbale. 7, ecco. Ecco, ci sono. E la domanda che le rivolgo adesso, signora Agnolini, è la stessa che le rivolsi allora. Allora, io volevo fare due domande. Quando la banca le ha rivolto queste accuse, cioè le accuse di non essersi comportata in maniera corretta nell'ambito del rapporto con Licio Gelli, e lei ci ha dato una risposta. Allora, quando ils vous ont fait la demande, ma qui però non c'è, eh? Pagina 7 del verbale. No. Quando la banca le ha rivolto queste accuse... Quando la banca vous a accusé, vous a fait des reproches, quand le scandale... Sì, la domanda è?
con la banca? Doppia domanda, allora anticipiamo. Che genere di accusa le ha rivolto la banca? Quando la banca le ha rivolto queste accuse? Cioè... Allora, quel genere di reproche avevo subi della part della banca? E poi la seconda? Quando? E la quand? Banca? Est-ce que vous vous rappelez de la date? Non, je ne me rappelle pas du tout de la date, mais je sais que du jour au lendemain, je ne suis plus restée à la clientèle, on m'a mis à l'administration. Je ne me ricordo de la date, però mi ricordo di essere stata immediatamente trasferita da un giorno all'altro dalla gestione dei clienti all'amministrazione. Esatto. Le ripeto le risposte che sono brevi che ha dato a noi. Le accuse erano la mia ingenuità, la mia mancata vigilanza. Io volevo tenere questo cliente con noi, ovviamente stiamo parlando di Licio Gelli, perché è venuto fuori e risulta dal verbale che l'intestazione del conto di Gelli passò dal nominativo Gelli al nominativo Gori su richiesta del cliente. Poi, in relazione al tempo, quando lo scandalo è scoppiato, quindi stiamo parlando dello scandalo P2, mi è stato chiesto di lasciare il mio posto. Io ho perso il mio posto di gestore, sì, e ho avuto un lavoro molto meno interessante. Sono stata comunque felice di aver conservato un posto di lavoro. Allora, le parquet vous a demandé quel genre d'accusation avez-vous subi de la part de la banque? Vous avez répondu ma naïveté, mon manque de vigilance. Moi, je voulais garder ce client chez nous. Une autre demande. Quand la banque vous a fait ses reproches, vous avez répondu, quand le scandale a éclaté, on m'a demandé de quitter mon poste. J'ai perdu mon poste de gestionnaire et obtenu un travail beaucoup moins intéressant, mais j'étais déjà contente d'avoir toujours un travail. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait. Assolutamente. Senta, un'altra cosa. Lei ha riferito a noi che questa rimozione dei ricordi è dovuta anche a un fatto di depressione psicologica in cui era caduta. Ha detto in particolare la signora, sempre il 5 dicembre 2018. È difficile per me oggi rivangare quei vecchi e brutti ricordi. E dove? Siamo sempre nella stessa pagina, nel periodo precedente. Sì. Dopo questo sono quasi caduta in depressione. Ho fatto molti sforzi per dimenticare tutti. Oggi sono in pensione da 13 anni e sto benissimo senza tutti questi ricordi. A noi dispiace doverli rievocare, però e siamo costretti a farlo. Dove la depressione? Si. Alors, vous avez déclaré en 2018, je précise qu'après la période, après Gelli, la période a été très difficile pour moi. J'ai donc essayé de tout oublier de cette période qui était très mauvaise. Il est difficile pour moi aujourd'hui de remuer ces vieux et mauvais souvenirs. À la suite de cela, j'ai fait une dépression. Ok? T'as répondu? Oui, c'est vrai. Vero? Tutto confermo? Qui c'è. Senta, poi l'ultima domanda, salvo eventuale riesame. Dernière domanda. Riguarda cose nuove che abbiamo visto anche oggi, signor Presidente e signori della Corte. Abbiamo fatto vedere alla signora Agnolini i versamenti effettuati a favore della signora Francotte-Conus e le abbiamo chiesto di spiegarci la differenza di un conto corrente che finisce con il punto e le cifre finali 2,9 rispetto allo stesso conto corrente con lo stesso numero però con il punto e le cifre finali 0,0. È il discorso che abbiamo fatto questa mattina. La signora, come esperta in gestione bancaria, ci ha riferito in cosa consiste questa differenza numero di conto, punto 00, numero di conto, punto 29. Allora, toujours dans le procès verbal de 2018, vous avez demandé, vu que vous êtes experte à la banque, quelle est la différence entre le numéro de compte
256.270.29 et 256.270.00. Quelle est la différence entre ces deux comptes? La différence à la fin. Le 00 dans l'un et le 29 dans l'autre. Voilà, 00, ça veut dire compte courant, 29, à mon époque, mais ça fait 40 ans, ça voulait dire 29, c'est un compte salaire. 29 et une lettre, c'est un compte salaire. Mais je ne sais pas si c'est toujours comme ça, hein, parce que ça fait 18 ans que je ne suis plus à la banque. Excusez-moi, le compte salaire, qu'est-ce que c'est? Un compte salaire, c'est un compte qu'on ouvre à une personne qui vient d'avoir un emploi et qui veut que son salaire soit versé sur son compte. Ok. Allora, dice che il conto che termina con il numero 29 è un conto che viene aperto a una persona che deve percepire uno stipendio. Voilà. Et le 00? 00, c'est tous les comptes courants. Invece 00 è il conto corrente. À l'époque, il y avait même 30 qui voulait dire relevé mensuel. À l'époque, il y avait 30 à la fine. C'est aussi un compte courant, mais il n'y a plus de relevé maintenant, c'est tout différent. Ora non so come fanno, certo, non lo so. Quindi se il denaro che viene versato finisce sul conto .29, ha un percorso diverso rispetto al denaro versato che finisce sullo stesso numero di conto .00. Donc le parcours che fait un virement bancaire sur un compte terminant par 29 est différent du parcours sur un compte terminant par 00. Oui, si. À mon époque, il n'y avait que le salaire qui allait sur le 29. À l'époque, solo gli stipendi andavano sul 29. Grazie, non ho altre domande per ora. Questi li ha prodotti? Certo. Parte civile. Buonasera, signora Agnolini, avvocato Speranzoni. Difesa di parte civile. Allora, maintenant c'est l'avocat Speranzoni de la partie civile qui va vous faire une demande. Réponse. Partie civile. C'est la réponse. Non, c'est la partie civile. Le farò qualche domanda per vedere se possiamo approfondire, proviamo, alcuni temi che lei ha toccato in questi verbali. Alors, je vais vous faire des demandes pour essayer d'approfondir certaines choses que vous avez déclarées. Lei, anche se molti ricordi ci ha già detto di non averli più e di avere un po' rimosso tutta questa storia. Alors, même si vous avez déclaré ne pas avoir un bon souvenir ou une bonne mémoire de ce que vous avez déclaré. Ricorda se Licio Gelli e Umberto Ortolani erano considerati due clienti importanti dalla UBS. Est-ce que vous vous rappeliez que Umberto Ortolani e Licio Gelli s'ils étaient considérés des clients importants pour la banque? Licio Gelli, oui. Ortolani, il faisait que du partage. Ortolani? Oui, il n'y avait pas grand-chose. Gelli, si. Ortolani aveva poche cose. Ortolani aveva poche cose. Sì. Ecco. E il signor Amedru era una persona all'epoca di sua fiducia con cui aveva un rapporto lavorativo. E monsieur Amedru, est-ce que c'est quelqu'un... avec lequel vous avez travaillé, quelqu'un de confiance? J'ai travaillé quelques années avec lui. Ha lavorato qualche anno con noi, sì. Ma anche con lei, si rapportava a lui. Est-ce que vous aviez un rapport direct avec lui? Direct, oui. Sì, un rapporto. Son assistente? Ero la sua assistente. Ecco, ricorda se il signor Amedru aveva fra i suoi clienti anche Umberto Ortolani. Est-ce que monsieur Amedru avait pour client même monsieur Ortolani? Oui. Sì. Le aveva detto qualcosa su Umberto Ortolani? Est-ce qu'il vous a déjà dit quelque chose sur Umberto?
Per esempio una Ortolani, che era una persona nota in Italia, famosa, importante. Disons que Ortolani est une personne importante et fameuse en Italie. Je me souviens pas vraiment. Peut-être, mais je suis pas sûre. Forse, ma non si ricorda, non è sicura. Ecco, guardi, le leggo questo sempre verbale dell'84 per aiutare la sua memoria, se può tradurli anche questa mia frase, che leggo il verbale in aiuto alla sua memoria. Allora, il vous rappelle quelque chose que vous avez déclaré en 1984? In aiuto alla sua memoria. Pour vous aider à vous rappeler. Dove lei disse che il signor Amedru le aveva detto che Ortolani era un cliente importante e noto in Italia, più precisamente era stato definito come persona in grado di portarsi molti clienti. All'inizio del verbale, primo secondo periodo. Mi ripete la domanda, avvocato, che non ero presa a cercare. Allora, aveva... C'est d'ailleurs Charouti qui a reçu du Jolly. Non, prima. Voilà. Alors, vous aviez déclaré, vado, vous aviez déclaré en 1984 que Ames Droz avait parmi ses clients Umberto Ortolani. Et que Monsieur Droz vous avait dit que Ortolani était un client important connu en Italie. Et plus exactement, il avait été défini comme une personne susceptible de nous amener beaucoup de clients. Est-ce que vous vous rappelez avoir déclaré cette chose en 1984? Oui, oui, ça, 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 je me rappelle. Me rappelle. Di questo me lo ricordo. Come? Di questo me lo ricordo. Quindi se lo ricorda. Sì. Ecco, adesso andiamo a vedere. Licio Gelli ricorda, ha già detto che fu portato da Ortolani e che non era necessario un documento di un passaporto perché aveva già una relazione bancaria. Ecco, allora, la domanda è... Un attimo, avvocato. Sì, prego. Allora, vous aviez déclaré que c'est Ortolani qui a porté M. Gelli alla banca et vous a dit que un document d'identité n'était pas nécessaire parce que Gelli avait déjà un compte courant à la banque. Ecco, ricorda se Gelli, quando aprì il conto e successivamente lo aprì versando una somma sostanziosa di denaro, e se successivamente i versamenti di Gelli erano considerevoli, cioè importanti. Est-ce que vous vous souvenez que au début Gelli a versé des petites sommes insignifiantes et par la suite les versements étaient beaucoup plus importants. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Je suis pas sûr, peut-être, mais j'en suis pas sûr. Je ne sais pas là. Ecco, leggiamo allora, l'apertura del conto di Gelli risaliva al 1978-79. Sì. Egli ha aperto il suo conto con una cifra sostanziosa e poi ha continuato ad avere entrate sempre più regolari e considerevoli. Allora, je lis ce que vous avez déclaré en 1984. Je crois que l'ouverture du compte de Gelli date de 1978 ou 1979. Il a d'abord ouvert un compte avec un petit montant et par la suite il y a eu des entrées de plus en plus importantes et régulières. Est-ce que vous confirmez? Je ne suis pas sûre, mais je peux confirmer. Non sono sicura, ma posso confermare. Però nel 1984 ha fatto queste dichiarazioni, ha detto che nell'84 disse la verità. Conferma che nell'84 disse la verità? Abbiamo acquisito tutto il tempo. L'abbiamo già acquisito, comunque va bene. Allora, cambiamo tema. La banca Baffi Sud, ricorda innanzitutto che esisteva all'epoca? Est-ce que vous vous souvenez de la banque Baffi Sud? Oui, je me souviens, c'est une banque qui appartenait à Ortolani, d'après ce que j'avais compris. Elle appartenait? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, Ortolani aveva dichiarato che questa banca le apparteneva. Se può ripetere, chiedo scusa, per la registrazione.
Ortolani aveva dichiarato alla signora che questa banca le apparteneva. Ricorda se questa banca aveva sede a Montevideo, in Uruguay? Est-ce que cette banque avait un siège à Montevideo, in Uruguay. A Montevideo, en Uruguay. C'est ce qu'il m'a dit. È quello che mi ha detto. Sì, è così. Ha mai sentito parlare del banchiere Roberto Calvi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du banquier Roberto Calvi? Oui. Sì. Je sais qu'il s'est suicidé sous le pont à Londres. Oui, c'est qu'il s'est suicidé sous le pont. Sì. Ecco, ricorda se Licio Gelli in qualche circostanza le ha parlato di Roberto Calvi? Est-ce que Licio Gelli vous a... dans une occasion parler de Roberto Calvi? Oui, je me souviens que Jelly m'a dit qu'il ne s'est pas suicidé, on l'a suicidé. Ça, je me souviens. Le a detto Jelly, non si è suicidato, lo hanno suicidato. Questo se lo ricorda bene. Quindi l'opinione di Jelly è che Roberto Calvi fosse stato suicidato da qualcuno, non che si fosse suicidato da solo, abbiamo capito questo. Donc, d'après ce qu'a déclaré Jelly, Roberto Calvi ne se serait pas suicidé, ma a été suicidé par quelqu'un. Oui, sì? Tout à fait. C'est ce qui... Ricorda se... Licio Gelli, a partire dalla primavera 81, aveva avuto la necessità di presentarsi alla UBS con un falso nome, con il nome Gori, il cognome Go, anzi la prima domanda è, ricorda il cognome Gori abbinato a Licio Gelli? Est-ce que vous vous souvenez du nom Gori qui est relié a Licio Gelli? Oui. Sì. Ecco, ricorda... la necessità di Gelli di usare questo nome falso, Gori, dopo lo scoppio dello scandalo P2. Est-ce que vous vous souvenez que après le scandale de la P2, Gelli a eu recours à ce, disons, ce faux nom? Vous vous souvenez? Non, je ne me souviens pas. Non mi ricordo. Ecco, perché nel verbale dell'84 lei dichiarò, nel maggio 81 Gelli è venuto alla banca e mi ha detto che aveva delle noie con il fisco italiano, che la sinistra voleva attaccarlo e che era necessario, per poter evitare che fossero state fatte domande alla banca sul suo nome, che quindi bisognava cambiarlo. Allora, dans la déclaration que vous avez faite en 1984, vous avez dit: en mai 1981, Gelli est venu à la banque et m'a dit qu'il avait des ennuis avec le fisc italien, que la gauche lui cherchait des histoires et qu'il fallait éviter que la banque soit interrogée sur son nom. Et donc, il fallait changer de nom. Vous vous souvenez de cet épisode? Oui, maintenant vous le dites, je m'en souviens. Je me souviens même qu'il m'a donné un passeport avec ce nom. Mi ricordo aver ricevuto un passaporto con questo nome. Je crois que ce passeport était de l'Uruguay. Il passaporto non si ricorda di preciso, però pensa che sia un passaporto dell'Uruguay. Licio Gelli le risulta fosse console onorario argentino in Uruguay? Est-ce que vous saviez que M. Licio Gelli était consul honoraire dell'Uruguay? Argentino, no. In Uruguay. Console della Repubblica Argentina in Uruguay. Consul honoraire de l'Argentine en Uruguay. No. Est-ce que vous le saviez? Non, il ne parlait pas de... Il se vantait pas. Contrairement a Ortolani, qui était assez vantard. No, perché era molto riservato. Al contrario di Ortolani, che gli piaceva... Allora, lei aveva creduto l'autenticità di questo documento a nome Gori, che era il cognome della madre di Licio Gelli, perché, leggo la frase,
La sua storia mi sembrava plausibile per il fatto che mi era stato detto, forse da Ortolani, che Gelli era console argentino in Uruguay. Alors, vous aviez déclaré qu'il vous avait montré que Licio Gelli vous avait montré ses passeports argentins au nom de Guéry, de Gori. Il vous a expliqué que c'était le nom de sa mère et que ce passeport lui avait été remis par les autorités argentines. Et vous, vous avez cru à sa version. Et j'ai sincèrement pensé que ce service pouvait être rendu sans commettre une irrégularité du point de vue de la banque. Est-ce que c'est vrai? Du point de vue de la banque, je croyais que je faisais bien, je gardais le client. Si, pensavo di fare bene, volevo tenere il cliente, pensavo di fare bene. Non... Sì. Lo comprendo molto bene, gli do. Questa è la mia considerazione, allora, si può tradurre. L'avvocato dice che lo comprende très bien, il fatto che vous ayez voulu tenere un client. Ecco, lei ricorda se quando arrivavano bonifici importanti a Ortolani, parallelamente ce ne fossero proprio in parallelo alcuni che andavano anche a Licio Gelli, cioè ci fosse una... Est-ce que vous vous souvenez que les versements, les virements bancaires au nom de Ortolani, parallèlement, il y avait aussi des versements sur le compte de Licio Gelli? Non, pas du tout. Alors, je n'ai pas remarqué non. Que c'était en même temps. Pas du tout. Non, non, notato che fossero in contemporanea. Non mi ricordo. Guardi, sempre in aiuto alla sua memoria, nello stesso verbale dell'84, aveva dichiarato... Avvocato, però l'abbiamo acquisito sì. Tutto il verbale. Cioè, se c'è qualche approfondimento, ecco, che... ma non la mera conferma. Non la conferma va bene, c'è già, è già agli atti. Ecco, chiedo se le somme che Gelli riceveva erano somme mediamente importanti, cioè se nell'arco di tutto il rapporto con la banca UBS Gelli sul piano del denaro che entrava nei suoi conti correnti fossero somme sempre significative, ecco, non banali. Ecco. Allora, l'avvocato vorrebbe sapere se vous vous souvenez che le somme, le virements qui étaient transférés sur le compte de Licio Gelli étaient des sommes importantes, très importantes. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui, c'était des sommes très importantes. Oui. Somme molto importante. Ecco, ricorda il giorno in cui Licio Gelli venne arrestato in Svizzera? Est-ce que vous vous souvenez du jour où Licio Gelli a été arrêté en Suisse? Oui, très très bien. Molto bene. Ecco, ricorda... come diciamo reagirono i vertici della banca UBS? E come hanno reagito i dirigenti della banca UBS? Ils m'ont demandé de prendre rendez-vous avec Gelli. Mi hanno chiesto di prendere rendez-vous avec Gelli. Je suis arrivé à vous en demander de prendre rendez-vous avec Licio Gelli. Prendre rendez-vous avec lui et moi j'étais là pas. Ils m'ont empêché d'aller le voir et ils l'ont arrêté à la banque. Qui vous a arrêté? Pas moi. Gelli. Ah, c'est le corps, ok. J'ai pas vu, mais on me l'a raconté ensuite. Moi, je pensais aller voir mon client, mais non, c'était pour l'arrêter qu'ils l'ont fait venir. Mais le rendez-vous, excusez-moi, je ne comprends pas. Le rendez-vous, qui l'a demandé? C'est la banque? La banque m'a dit, quand il vous appelle, donnez-lui rendez-vous. Ah, je l'ai fait. Allora dice che la banca l'ha chiesto di fissare un appuntamento con Licio Gelli, lei ignara del fatto che poi lo hanno arrestato. Sì. Ecco, e in quella circostanza, dopo l'arresto, i suoi dirigenti, i dirigenti della banca UBS, che reazioni hanno avuto? Hanno chiesto alla signora informazioni, per esempio. E quelle a été la réaction des dirigeants après l'arrestation de Licio Gelli? Est-ce qu'ils ont vous ont fait des demandes particulières? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont rien demandé, ils m'ont simplement changé de département. Non mi hanno detto niente, mi hanno soltanto trasferita. Soltanto trasferita. I vertici della banca sapevano che Licio Gelli era un cliente della UBS all'epoca.
est-ce que les dirigeants de la banque savaient que Licio Gelli était un client de l'UBS à l'époque? Je ne pourrais pas jurer, mais me semble que oui. Mi sembra di sì. Anche negli anni precedenti? Même avant le, même dans les, quali anni, avvocato? 78-79. Même dans les années 78-79? Ah non, après. No, dopo. Allora, abbiamo detto che Gelli apre un conto corrente negli anni 78-1979. Parce que nous avions dit que Gelli a ouvert un compte à 1978 ou 1979. Est-ce qu'à cette époque, les dirigeants savaient qu'il avait ouvert un compte? Je ne sais pas. Non lo so. Sì, questo risulta già dal verbale e che non rileggiamo, ecco, per non appesantire l'istruttoria. Ecco, chiedo più in generale, la dirigenza UBS, anche nell'organizzazione interna della banca, aveva documentazione amministrativa sui clienti della banca in generale? Questo. Allora, io vorrei sapere se i dirigenti della banca, selon, disons, l'échelle, est-ce qu'ils avaient des informations administratives sur tous les clients? Est-ce qu'ils disposaient des informations, les dirigeants de la banque? Chaque client donnait son passeport, son lieu de résidence. On avait une photocopie du passeport et l'adresse du lieu de résidence. Mais je ne pense pas que les directeurs allaient voir dans le fichier. Non, madame, non, ce n'est pas la demande. C'est pas la demande. Il voudrait savoir si les dirigeants de la banque sont informés de tous les clients de la banque, de leur situation économique. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas du fait qu'ils aient un document d'identité. Non, je pense que. Il y a des groupes dans les banques. Alors, à mon époque, il y avait un chef. On a des groupes, des gestionnaires. Si. Et ces gens-là étaient au courant de leurs clients, mais pas plus. C'è il ça capo, ne passait pas d'un groupe à l'autre. Et puis, ci sono dei dirigenti. C'è il capo et ci sono dei dirigenti. Et ogni gruppo gestisce un certo numero di clienti, ma non è detto che anche il capo sopra sia informato. Questo perché c'è un rapporto di fiducia, glielo chieda, fra il vertice e i vari gestori dei patrimoni dei clienti, è questo il senso. Parce qu'il y a un grand niveau de confiance entre le directeur de la banque et ceux qui gestiscono qui gèrent les clients? Oui, oui, si. Je pense. Si, credo di sì. Quindi c'è un principio di affidamento. Donc il y a une question de confiance. Oui. Si. Oui. Su questo ho finito, grazie. Buonasera, sono l'avvocato Forti del Collegio di Parte Civile. Chiedo. Allora, on va, maintenant vous allez avoir des demandes de la part de l'avvocat Forti, avvocato della parte civile. Ecco, chiedo una precisazione, diciamo, tecnica operativa. Può chiarire alla Corte che cos'è in relazione ai conti correnti un nome in codice? Ah, e vorrei che vous expliquiez à la cour que signifie, disons, l'attribution de nom avec des codes, un nom codifié, disons. Conventionnel, on dit. Hein? Un nom conventionnel, ça s'appelle un nom conventionnel. Un nome convenzionale. Conventionnel. Sì. Ecco, come veniva assegnato? Allora, come vous délivrez ces noms conventionnels? Quand le client demande un nom pour téléphoner, pour ne pas donner son vrai nom, on lui fait signer une convention avec le nom conventionnel. Il peut l'utiliser même pour des transferts. C'est que pour les comptes numériques, ça, c'est valable. Alors, attendez. Quand le client veut un nom conventionnel, e facciamo firmare un documento con questo nome convenzionale e lui può eseguire delle operazioni, dei versamenti bonifici con questo nome, diciamo, convenzionale. Ecco, e quindi lo conosce sia l'emittente che il beneficiario. Donc, ce nom est connu aussi bien du bénéficiaire che de celui qui fait l'opération, c'est ça?
Si quelqu'un envoie de l'argent à, je sais pas, à Luigi, par exemple, ce sera pas Luigi, c'est trop, trop commun, on cherche de toute façon dans le grand fichier des comptes numériques si le nom a déjà été donné. Attendez. Allora, quando un cliente vuole, diciamo, lavorare in modo più discreto, va da loro, c'è un elenco di nomi, per esempio lui vuole il nome Luigi, cerchiamo nell'elenco se Luigi è stato già attribuito a qualcuno e poi per la suite? Per la suite, donc, il signe Luigi. E après, il peut faire ses transferts en faveur de Luigi. Poi lui firma come Luigi e esegue tutte le operazioni come se... E c'è très pratique pour le téléphone. Come se si chiamasse solo Luigi. Come se si appelait seulement Luigi, c'est ça? Voilà. Sì. Exactement. Esattamente. Grazie. Vedere questi documenti alla signora... Agnolini, allegato 4, che già sono stati esibiti. Quanti sono? Sono 4 bonifici. Sono 4 bonifici che adesso diamo alla Corte. 8, 11, 79. Come 9, 6, 80. Se vi dico, andiamo con calma perché è uno snodo importante. 17, 7, 80. E. Dove sono? E. 30 luglio 80, sono 4 bonifici provenienti da 2 conti di Ortolani e destinati a favore del conto Federico. Questi 4 bonifici furono mostrati all'Agnolini il 5 dicembre del 2018 e diede certe risposte. Adesso glieli facciamo vedere alla Corte. E cosa gli vogliamo chiedere? Adesso li facciamo. Questa è la premessa su cui innestare le domande. Capito? Allora, dica alla signora che adesso le mostriamo, immagino che siano lì. Non le ha queste copie. Partiamo uno alla volta. Sono 4 bonifici. Sono 4 bonifici. Di cui uno a favore di conto Federico e gli altri 3 a favore di Federico. Quindi non è un'indicazione costante Conte Federico, esatto. È una su 4, le altre 3 Federico. Vabbè. Comunque la collega Tizzoni ha queste carte? Abbiamo queste carte e la teste le sta esaminando. Quindi cosa vogliamo chiederle poi, dopo che le avrà esaminate? Se poi piacerebbe. Lei è riuscita ad associare questo, con questo nome Federico a qualcuno? E che cos'era questo nome Federico che risulta come beneficiario di questi 4 bonifici? Allora, vous avez les 4 journaux bancaires, n'est-ce pas? Vous voyez? Oui. Est-ce que vous serez en mesure d'indiquer qui est Federico? Oui. Si. Je l'ai déjà dit. C'est Arrugo Lulli. Comment ça s'appelle? Arrugo Lulli. L-U-G-L-I. Arrigo Lulli. Sì, Lulli. Allora, per noi è una piacevole sorpresa, Presidente, però dobbiamo fare i conti anche con quello che ha detto l'altra volta. A noi va benissimo, perché nella scorsa occasione non ha dato questo riferimento preciso su Lulli. Noi glielo abbiamo chiesto più volte. Cosa disse la volta scorsa? Praticamente che non ricordava, dice, penso che il nome Federico era un nome in codice che si aveva, era all'epoca del segreto bancario. Il nome in codice corrispondeva a un numero di conto bancario che la banca conosceva. Il cliente dava un ordine dicendo solo questo in codice, questo nome in codice. Attualmente non so più a cosa corrispondesse questo nome Federico. Qui siamo al 5 dicembre 2018, noi siamo molto felici, le dico, che associ Federico a Luglio, ma dobbiamo fare i conti. Allora, anche con... dottoressa, spieghi alla testa che l'accusa è soddisfatta della sua attuale risposta, allora, ma deve però prendere atto, e quindi lo deve contestare, che nell'interrogatorio del dicembre 78, 2018, aveva detto quest'altra cosa. È la pagina 5, attualmente. Allora, le parquet è content da... de savoir que le nom Federico est associé à M. Lulio. Mais en 2018, vous avez déclaré autre chose.
pagina 5 del verbale del 5 marzo, dai, il 5 dicembre. Ho tutte queste pagine. Ah, per noi sarebbe un risultato eccezionale, però vogliamo chiarirlo fino in fondo. Se è così. Ci sa. No, non c'è. Voilà. Dans le procès verbal du 5 décembre 2018, il vous avait demandé, pour vous expliquer ce qu'était un nom de code. Vous avez répondu, le nom de code correspond à un numéro de compte bancaire que la banque connaissait. Le client donnait un ordre en mentionnant uniquement ce nom de code. À l'heure actuelle, je ne sais plus à quoi correspondait ce nom, Federico. Ça, c'est... J'ai reçu le procès verbal. Pardon? Noi siamo ritornati alla carica su questa domanda. E nella pagina numero 7, ils ont dit de nouveau. In banca, quale persona era in grado di sapere chi si nascondeva dietro questo codice? La signora Agnolini rispose, l'ufficio si chiamava Cardex, era un gruppo di 3 o 4 signore che erano chiuse a chiave e se ne occupavano. Era tutto assolutamente segreto. Ecco, la sera anche gli armadi interni erano chiusi a chiave, come la Banca Nazionale. Continuiamo. Chi era la signora che conosceva la persona dietro il codice Federico? Non lo so più. Si trattava di un lavoro molto ripetitivo. Erano spesso le donne più anziane che si riconvertivano, che facevano questo lavoro. Non so chi erano. Forse sono morte, vista l'età che avevano. Mi ricordo che una di una sola che si chiamava signora Thibault, ma se non sbaglio, ella è deceduta a causa di un cancro. Per quanto riguarda la vostra domanda, queste signore si occupavano unicamente di assegnare i nomi in codice. Per il resto, solo il gestore che si occupava di ricopiare i numeri corrispondenti al conto bancario secondo il nome del codice, cioè Federico. Allora, noi abbiamo sondato questo argomento in tutti i modi. Nous avons parlé plusieurs fois de cet argument. E oggi abbiamo piacevolmente una risposta diversa. Dovremmo sapere in base a quali elementi la teste associa il nome Federico, che risulta beneficiario di 4 bonifici, alla persona di Enrico Lugli. Questa è la domanda che allora, si fa in relazione a questa risposta. Alors, vous avez la première déclaration, je vous l'ai lue. La deuxième, vous avez déclaré que personne n'est en mesure de savoir, disons, ces noms conventionnels, que le seul service qui s'occupait des noms était le Cardex, qui est un groupe de 3-4 femmes vieilles, âgées, dont une est morte d'un cancer. Donc, le parquet demande... c'est avec plaisir que nous apprenons aujourd'hui que les quatre virements appartiennent à Federico. Et nous savons à qui, disons, le virement au nom de Federico a un titulaire. Donc vous avez dit que c'était monsieur Lugli. Ora ha detto però che sappiamo, lei sa chi è Federico. Vous avez déclaré savoir chi était Federico. Volevo aggiungere, Presidente, se... si prende atto del verbale del 5 dicembre, noi immaginavamo che fosse Enrico Lugli, ma con la logica, però, se non si ha la prova, non possiamo dire, non certo per FD, ma per tutta una serie di ragioni. Certo. A pagina 4 del verbale, credo che abbia capito la testimone qual è. Mi faccia fare perché è importantissimo. Noi abbiamo esibito alla testa il documento numero 4, l'allegato, che sono i bonifici.
30 secondi prima, un minuto prima, gli abbiamo fatto una domanda su Arrigo Lugli. Se si prende la logica di quel verbale, si vede che si passa da Arrigo Lugli ai bonifici. E abbiamo chiesto, il nome di Arrigo Lugli, poi ho finito, le dice qualcosa? Risposta, sì, mi ricordo questo nome, ma non riesco a ricordarmi questa persona. Doveva essere legato a Gelli e Ortolani, ma non so più come, so che i tre si conoscevano. Non si trattava di un cliente importante. Per quanto riguarda la vostra domanda, confermo di aver capito che si conoscevano perché uno mi parlava dell'altro quando li incontrava. E poi abbiamo fatto vedere i bonifici. Questo è lo sviluppo. Vabbè, allora, gli leggo anche questa parte. Alla fine dobbiamo arrivare alla domanda. Sì, la domanda del riesame. In base a quali elementi dice oggi che dietro a Rigolugli Federico si nascondeva a Arrigo Lugli. Questo era. Allora, vi faccio questo domanda. Allora, avant de vous montrer les quatre virements bancaires, le parquet vous avait demandé si vous connaissez Arrigo Lugli. Vous avez dit que vous vous rappeliez de ce nom, mais que vous n'arriviez pas à le définir exactement. Et vous avez déclaré qu'il était lié à Gelli et Ortolani, que tous les trois sont connus, mais ce n'était pas un gros client. Alors le parquet demande aujourd'hui, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous arrivez à relier le nom de Federico à celui de Arrigo Lugli? C'est par rapport au procès-verbal que j'ai reçu. C'est pas le procès-verbal. C'est quoi? La commission rogatoire. La commission rogatoire que j'ai reçue. La première ligne, on parle de Ortolani, Gelli, Cerruti et Arrigo Lugli. Et là, bien sûr, ça m'est revenu parce que vous l'avez donné. C'est vous qui m'avez donné le nom. Non, madame. Je me suis souvenu que Federico, c'était Arrigo Lugli. Je m'en suis souvenu en le voyant écrit là. Dice si è ricordato perché nel verbale l'avete dichiarato voi, l'ha letto. Se posso intervenire? No. Allora, se lo ricorda, perché ha ricevuto dall'Ufficio Federale di Giustizia giustamente d'estate in materia con la commissione erogatoria. Nella commissione erogatoria c'è menzione di questo nominativo e a quel punto gli è venuto in mente. Le è venuto in mente, ma le è venuto in mente autonomamente o perché era scritto lì? Non c'è scritto lì. Est-ce que vous êtes rappelé parce que vous avez lu le document ou parce que comme ça occasionnellement? Non. En lisant le document, je me suis dit ah oui, c'était Federico. En dessous, il y a Federico écrit. Vous l'avez demandé si Federico à quoi ça correspondait, Nicolice. Et j'ai fait l'approchement là. Si, diceva lei, si è ricordata dopo, vedendo che quando avete chiesto di Arrigo Lugli, lei diciamo ha avvicinato la cosa e ha capito che Federico era legato a. Quand est-ce que vous avez compris que le nom Federico était relié à Arrigo Lugli? En lisant ceci, en lisant le procès verbal, en lisant la commission rogatoire, c'est dans toutes lettres. Dice scritto a grandi lettere. Madame, de quel procès verbal il s'agit? Proviamo a chiarire questo passaggio, Presidente. È non lamentabile. Se riesce la testa a chiarire il perché di questo cambio di versione, per noi è Abbiamo detto, mi pare però che possiamo capire che la testimone, al di là del fatto che ha avuto delle suggestioni, non abbiamo capito bene dove, quando e come, adesso collega, il punto è se lei collega il nome Federico ad Arrigo Lugli in base a un ricordo, sia pure stimolato da carte che ha letto, che però le ha riesumato il suo autonomo, genuino ricordo. Questo è il problema. Se lei sta ripetendo quello che è scritto sulle carte o se si sta ricordando lei che allora, quei nomi erano allora abbinati a questi... Allora, la Cour demande, est-ce que le fait de relier le nom Federico a Arrigo Lugli
est dû au fait que vous avez des souvenirs quand même, ou c'est parce que vous avez lu le procès-verbal? Les deux. Toutes les deux. Quand j'ai vu ce nom. Parce que j'ai lu le verbal et parce que je me suis ricordé. No, che lei ha letto il verbale, comunque questo documento, vedremo esattamente che cos'è, è un conto. Dopodiché, stimolata da questa lettura, lei può affermare che nella sua memoria adesso riaperta effettivamente c'è un collegamento tra Enrico Lugli e Federico? Est-ce que vous êtes en mesure maintenant de vous rappeler exactement que le comte Federico est relié à Arrigo Lugli? Est-ce que vous... Si. Oui, tout à fait. Oui, si, assolutamente. Va bene. Grazie, Presidente. Non abbiamo altre domande. Per noi è un risultato di eccezionale importanza. Va bene. Glielo traduco, giusto per... Allora, la Cour vous remercie. Ce détail est très important. Le parquet, disons, est satisfait. Donc, bene. Philippe? Direi che possiamo. Va bene così, grazie, abbiamo concluso. Merci, madame. Merci. Grazie alla collega, alla collega della Procura di Ginevra. Buona giornata, grazie. Abbiamo finito. Ci scusiamo per il ritardo. Un attimo. Attendez. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais m'excuser pour le retard. Excusez-moi. Vous devez chiedere scusa per il ritardo. No, nessun problema. Grazie.